fase suggerimento. Cioè, grazie. Dove sta detto? Un attimo che partiamo così. Ok. Oh, benvenuti. E quello che state ascoltando è Fumble, se ci state ascoltando in diretta su Facebook o in diretta su Spreaker. E sì, siamo a Filtri, il festival sulla fantasia, la creatività, eccetera. Eccetera. E siamo qua a giocare di ruolo. E dimenticarci come funzionano le GoPro. Ma cosa c'entra il gioco di ruolo? Niente. Quando hai finito poi di fare queste belle battute. Ma sono le frasi quelle, chi è quello lì? Sì, le sue battute semplici, mi verrebbe da dire che sarebbe il caso di filtrare il nostro livello di battute usuale. Hai detto filtrare apposta per fare una battuta oppure... Ecco appunto, partiamo male, eh? Allora, intanto partiamo con la domanda del chissà che cos'è un gioco di ruolo di chi è in sala con noi adesso. Metà, abbondante. Sì. Metà è una buona media. Metà abbondante. Io avrei detto tre quarti. C'è anche qualcun altro che lo sa, ma i suoi ricordi sono parecchio passati. Distorti. Distorti probabilmente. Quindi possiamo chiedere a qualcuno direttamente. Cos'è un gioco di ruolo? Dai! Per smontare le aspettative. Vabbè, parla di gioco di ruolo, vai. Dai la definizione di gioco di ruolo. Il gioco di ruolo è l'evoluzione del da bambini giocare a fare il... Sì, oggi faccio il ninja, oggi faccio il supereroe, oggi faccio il pompino. Quello che in inglese è il classico play pretend. Esatto. Cioè, fai finta di... Oh, allora giochiamo, io faccio il pirata, tu sei il mio mozzo e giochi Capitan Uncino. Io ero monotono, da piccolo ero Sirio il dragone e basta. Credo il Zodiaco sicuramente sono stati fatti tantissimo. Però non hai mai detto oggi faccio il poliziotto e nessuna tua amica ti ha mai detto oggi fai mio marito. No, però ho detto a diverse dottore. Amiche oggi faccio il dottore. Ecco, ma quello è venuto un po' di anni dopo. No, avevo 4 anni, prima di cavaliere. Al solito questa cosa è preoccupante, ma... Passiamo oltre. Questa cosa del far finta di essere qualcun altro e vivere delle situazioni fuori dalla propria vita con un regolamento di base è il gioco di ruolo. Questo per due grossi motivi, c'è un regolamento. Uno, per non fare solo un gioco di make believe in cui tutto è plausibile, tutto può succedere e tutti fanno tutto. Che a quel punto poi diventa un po'... ti colpisco con la mia palla di fuoco, no, ma io ho lo scudo che mi protegge, ma io ho la magia che permette di bucare lo scudo. Allora, è una cosa banalissima. Il gioco del facciamo che lo si faceva spesso, ma durava 10-15 minuti al massimo. Perché? Perché non si cercava in nessun modo di aderire a una consistenza nella narrazione. Ok? E di conseguenza, come per esempio nell'improvvisazione teatrale, dove la regola è dire sempre e comunque sì e trasformare una situazione magari in un'altra, quello che succede è che non c'è sostenibilità nella narrazione, non si può proseguire a lungo sullo stesso filone narrativo, perché se tutto è possibile, il che non è sbagliato di suo, perché ci sono anche dei giochi di ruolo che lo permettono, l'arco narrativo è necessariamente stretto. Se lo vuoi far durare hai bisogno di un corpo di regole più o meno strette, più o meno... ci sono 200 tipi di regolamento diversi e atteggiamenti diversi, e scuole di pensiero, ma per me è molto simile quello sull'improvvisazione teatrale. È molto simile, cambia la improvvisazione teatrale, che infatti ti spiegano, nell'improvvisazione teatrale metti un elemento di conflitto e perché lo risolvi nell'arco di una scena o di uno singolo spettacolo. In un gioco che dura a lungo hai più conflitti, avendo più conflitti rischi che se tutto quanto è solo improvvisazione con dura di andare... a lungo, tra l'altro non intendiamo solo una volta che ci troviamo a giocare giochiamo per 5 ore, cosa che non è così strana e anzi ci sono sessioni che durano tranquillamente 8 ore, ci sono i weekend, quindi... Ma dipende quanto, sì, certo. La serie di sessioni che si protraggono negli anni e che diventano campagne da 15-20 anni di gioco con gli stessi personaggi. Secondo che me, si creano il loro mondo, le loro tantissime meccaniche che sono simili all'improvvisazione teatrale, che sono quella classica che c'è nell'improv, che è a volte non sei tu che devi fare qualcosa di fico, ma devi mettere qualcun altro nella condizione di farlo. E quindi usare
quello che tu porti a quell'esperienza per abilitare un altro a fare qualcosa di bello e per mettersi in mostra. Dispone il trigger. E in più l'inizio invece secondo me è molto... Abbiamo una domanda sì? dal pubblico. No, volevo sapere, se durano così tanto tempo come funziona questo per avere Allora, alcune sì. Noi personalmente sì. Sì. Io no. Secondo me in alcuni casi va considerata atti e in quel caso è quello che facevo che è simile sia a teatro che improvvisazione. Il fatto che ci sono delle schede è un po' come andare a fare delle prove e ti dicono ok, tu interpreti questo personaggio è stupido, non sa leggere e scrivere e non è per niente saggio, anzi qualsiasi cosa fa la fa di impulso senza pensare alle conseguenze. Tu magari sei un genio della filosofia e la persona più intelligente del mondo, ma se vuoi interpretare quel personaggio devi abbassare parecchie cose e provare a entrare appunto nel personaggio. E c'è anche un canovaccio della storia che a volte si crea chi gioca automaticamente, dice il mio scopo è sconfiggere il male dal mondo, un classico alla Signore degli Anelli, c'è il male, c'è il bene, io sono il bene, il male deve essere sconfitto, io ci ho scritto qui che sono forte, ho scritto qui che sono poco intelligente, quindi molto probabilmente la persona che interpreto sarà una che davanti al male carica a testa bassa fregandosene delle conseguenze. Però è un'ipotesi, potrebbe evolversi. E questo è quello che spaventa poi tanti quelli che iniziano a giocare di ruolo, il fatto che c'è una scheda, ci sono delle regole, ma di base è questo è il tuo personaggio che di solito te lo crei tu, quindi le prime volte che giochi cerchi di crearti un personaggio simile a te per essere per avere più facile l'interpretazione, o un personaggio di un film. Tutti saprebbero interpretare, non mi ricordo mai come si chiama il protagonista di Trappola di Cristallo, di Die Hard. Bruce Willis. John McClane. Bruce Willis. Bruce Willis. Tutti saprebbero interpretare John McClane, tutti saprebbero interpretare Conan il Barbaro, chi ha visto... Conan il Barbaro, chi interpreta Conan il Barbaro non ha bisogno neanche della scheda per dire non mi metto a fare una gara di matematica con qualcuno, perché non fa parte del tuo personaggio, mentre se invece c'è da tirare un pugno a un cammello glielo tiri. Per rispondere alla tua domanda, il tempo passato a giocare non è identico al tempo di gioco. Quello che succede durante un gioco di ruolo, adesso magari lo vediamo in scena durante la giocata, è un arco narrativo che ha un suo scorrere del tempo, come se fosse una serie TV, ok? È possibile che nella serie TV in 12... In 24! 20, in 24 c'è un'ora che dura, un'ora di puntata dura un'ora di tempo, è possibile che all'interno di un film in 5 minuti passano 25 anni in pochissimo tempo in termini di tagli di scena e a posteriori il protagonista è invecchiato. Se durante un gioco di ruolo si... decide di tagliare in termini di storia un viaggio di 6 mesi in nave in barca perché per il narratore e i giocatori non c'è niente di importante che possa succedere durante, sono passati 6 mesi e sono passati 5 secondi in gioco. C'è una bellissima definizione infatti dei giochi di ruolo che è quel gioco in cui un combattimento di un minuto dura 6 ore e un viaggio di 6 ore dura un minuto. Perché dipende molto da... Quella è una definizione esatto. Precisa. Poi nel gioco di ruolo, almeno quello standard diciamo, c'è sempre il narratore e i giocatori. Narratore è colui che ha creato il canovaccio della storia che poi si evolve a seconda delle scelte dei giocatori. Certo. Perché è come se si giocasse appunto un Die Hard, ma il personaggio che gioca il protagonista dice all'inizio no, ma io non voglio entrare in quel palazzo, voglio prendere e andare a fare spese in un'altra città. E il narratore, almeno un bravo narratore, dovrebbe adeguarsi e seguire la storia dando le conseguenze delle azioni dei giocatori, a differenza di quello che si fa da ragazzini che te le dai da solo sempre le conseguenze. Ci sono anche giochi che fanno quello. Adesso, senza andare a poi vendere troppo quello che è il concetto del gioco di ruolo, le due parole che compongono il concetto di gioco di ruolo sono gioco e ruolo. Gioco perché innanzitutto è una cosa fatta per divertirsi, è un modo di passare una sera con gli amici in una maniera un po' diversa al solito, invece che aversi una birra, a volare un po' con la fantasia, oltre che aversi una birra, volando con la fantasia e creando una storia assieme. La parte di ruolo è perché ovviamente ognuno interpreta un ruolo, ognuno interpreta un personaggio, funzioni del gioco di ruolo, innanzitutto divertirsi, d'accordo? È un buono strumento per ottenere una lunga e interessantissima serie di effetti positivi. Il gioco di ruolo sviluppa l'empatia, soprattutto fra i ragazzini durante lo sviluppo, durante l'apprendimento. Su questo è molto importante il fatto appunto che
spesso in un gioco di ruolo tu puoi permetterti di fare cose che nella vita reale non faresti mai, quindi puoi sperimentare su te stesso. Tu sperimenti, fai il personaggio che è un serial killer e magari a vedere... Magari non ha 12 anni, ma succede. No, cioè, però fai un personaggio comunque malvagio, dici ok, vedi come ti ci trovi e puoi fare scoprire delle cose anche su te stesso, tipo ok, io non sono questa persona, non riesco bene a mettermi nei panni di questa persona perché è troppo differente da me. Oppure scoprire che sei esattamente la stessa. Esatto. E a quel punto hai velocizzato un processo decisionale importante. Che poi è il senso della parola empatizzare, cioè mettersi nei panni di qualcuno, sentire quello che sente quella persona. Imparare esattamente come nel teatro, esattamente come nell'improvvisazione teatrale, esattamente come nell'attorialità, imparare a interpretare, sentire e prendere scelte per conto di qualcun altro che non ti è simile è un modo per mettersi nei panni di qualcun altro. Un'altra cosa è che giocare una buona sessione di gioco è una questione di ascolto ed educazione, perché se tu continui a intervenire, voler fare tutto tu, non ci si diverte molto al tavolo. Perché? Perché siamo qua in quattro a giocare, nel momento in cui ognuno ha possibilità di parlare, nel momento in cui ascolti quello che fanno gli altri e reagisci a quello che succede all'interno della narrazione, a quel punto il gioco diventa di buona qualità. Giocare di ruolo è una questione d'ascolto. In ultimo, giocare è un modo che rende molto accessibile l'apprendimento in termini generali. Quindi non vuol dire che tutte le volte che giochi di ruolo impari qualcosa, sia chiaro, perché tu puoi giocare all'interno di un contesto narrativo che già conosci a menadito e imparerai poco di quel contesto narrativo. Io in compenso, tempo fa, giocai un'avventura fatta dall'associazione Chimera, ambientata nella Torino del Novecento, fra un cambio di re e l'altro. Era un'avventura storica in cui dovevi sventare una cospirazione dei Savoia che stavano cercando di assassinare il re. I personaggi che ci sono stati fatti giocare erano tutti personaggi storici. Io ho interpretato Cesare Lombroso, ok? Sono andato a vedermi chi era Lombroso. Oh, ma guarda, Cesare Lombroso è questa persona che ha teorizzato che sulla base della forma del cranio una persona si può dedurre cosa gli passa per la testa e come ragiona. Io un sacco di cose, posti di Torino, situazioni storiche, il fatto che c'era un prete che aveva un nome e un cognome, che poi a breve sarebbe diventato papa, che era un altro dei personaggi, l'ho imparato giocando, ok? Se giochi in un contesto medievale rinascimentale, un sacco di nomi e termini propri di quel periodo storico li assorbirai, ok? Quindi come succede in molte aziende, come succede in determinati contesti formativi, come succede nell'esempio dello sfondo integratore di cui si è parlato nel precedente intervento, un contesto narrativo su cui giocare fa da sfondo integratore per un sacco di nozioni ed argomenti. Quindi tendenzialmente giocando di ruolo nel contesto giusto impari. E poi ti diverti. Si gioca. E spendiamo due parole anche per raccontare un attimo il gioco in cui giochiamo, che ho scritto io, e ho preso un po' di aspetti dei giochi di ruolo tradizionali che mi piacevano e ci ho appiccicato sopra delle cose un filo meno tradizionali. Che ti piacevano? Perché i giochi di ruolo tradizionali hanno, essendo giochi che devono essere adatti al più vasto numero di persone possibili, hanno della standardizzazione, esatto, al discorso dell'intervento precedente, che può piacere o non piacere, a me non piaceva. In particolare, il gioco a cui giochiamo oggi, che si chiama Clotos, e Clotos richiama la barca che filava il filo del destino, si punta proprio su che cos'è il destino di una persona e come arrivare a questo destino. Nei giochi di ruolo tradizionali un personaggio giocando acquisisce dei punti esperienza con cui diventa più bravo a fare quello che faceva prima. Questi punti esperienza vengono dati dal narratore, non è il giocatore che decide quando avanzare di livello, perché viene imposto dall'alto. Tu adesso sei di livello 3. La crescita personale è decisa da qualcun altro. Le conseguenze sono scritte sul manuale e sono già predisposte da prima. Invece in Clotos ho eliminato completamente l'idea di punti esperienza, per cui non c'è qualche cosa che di per sé ti fa crescere, perché non è un gioco sulla crescita, è un gioco sul compiere il proprio destino, e questo ha significato che
quando un'azione è troppo importante per il personaggio in gioco per essere lasciata all'aleatorietà di un dado, cosa che invece avviene in tutte le altre azioni, sia di questo gioco che del 99% dei giochi di ruolo tradizionali, un personaggio può decidere di non tirare quel dado, di sacrificare una parte di se stesso, che sono i fili del destino che la parca ha tessuto per lui, e avanzare di livello, tra virgolette, nel senso che riesce automaticamente in quello che voleva fare, però lo può fare un numero limitato di volte. Alla settima volta lui è arrivato a compiere ciò per cui il destino l'aveva messo sulla terra, ha un'ultima scena in cui concludere le cose lasciate in sospeso, dopodiché muore. E questa è una cosa... Ha completato il suo percorso narrativo. È come il far finire una serie TV quando è finita, non devi per forza continuare. E non quando viene cancellata. Sì, Clotos aderisce a un canone narrativo molto preciso, cioè che si trova peraltro nella narrativa classica. Esatto. L'altra cosa è stato prendere parti del viaggio dell'eroe di John Campbell, che è quella teoria secondo cui tutte le storie fanno riferimento a un mega canovaccio con degli archetipi ben, ben precisi. E che di storia in storia vengono riciclati e ripresi dai diversi autori, ma comunque fanno tutti riferimento a una, a un'idea universale di che cos'è il viaggio dell'eroe. Per cui, a differenza di altri giochi in cui ci sono delle classi che definiscono chi è il tuo personaggio, qua ci sono le costellazioni, che sono gli archetipi del, del viaggio dell'eroe, che non definiscono chi è il tuo personaggio, ma che cosa arriverà a fare. Esempi classici di viaggio dell'eroe, vabbè, a parte credo allora, degli anelli forse un po'. Tutte le storie, che siano fantasy, di fantascienza, romanzi di formazione, romanzi d'amore, qualunque storia è riconducibile al viaggio dell'eroe, che prevede l'uscita da un, dal mondo abituale in cui il personaggio parte, che può anche essere un mondo bizzarro e strano, ma che per lui è quello normale. L'incontro con determinate figure, in genere c'è il saggio che lo mette sulla strada, l'oracolo che gli impone una scelta se andare da una parte piuttosto che dall'altra, la nemesi, l'ombra che è il se stesso che lui deve sconfiggere per poi tornare indietro e ricominciare il ciclo un'altra volta. Sto dicendo questo che diventa la storia infinita subito. Gli anelli, quello che deve uscire adesso è il player one. Gli archetipi infatti che ci sono in questo gioco sono il campione, il cercatore, il distruttore, il folle, il guardiano, il saggio e il cercatore. Il cantastorie, scusa. Il cercatore, perché quello che gioco io è più importante. Cioè, cercatore e il cercatore. No, perché hanno scritto due libri importanti su di te, quindi... Ah, giusto, è vero. Queste negli altri giochi vengono chiamate classi e qua invece li chiamiamo costellazioni. Quelle che poi anche nei videogiochi magari sono di base le classi, il guerriero, il mago, il sacerdote. Qua quelli sono dei mestieri, sono dei mestieri che il personaggio fa nella sua vita. Sì. Io sono il guerriero, quindi sono quello con l'armatura che va avanti e picchia. Sono il mago, sono quello che sta indietro, studia e la In un canone contemporaneo ci sarà. Mi spezzano. Esatto. In un canone contemporaneo avremo l'investigatore, piuttosto che non il medico, piuttosto che non il pugile. Lo spiritista, esatto. Il veggente comunque. Madoroso. Qua tutti possono avere il mestiere che vogliono e volenti o nolenti hanno un destino a cui arrivare. Nello specifico oggi giochiamo una cosa un po' particolare, perché gli eroi che ho chiesto di scegliere a loro sono degli eroi della letteratura classica o più o meno classica, per cui abbiamo Ulisse, abbiamo Don Chisciotte e abbiamo il suo fedele Sancho Panza. Per favore, Don Chisciotte della Mancia. Ma non si può fare. Adesso non esageriamo. Che sono rispettivamente il cercatore, il folle e il guardiano. E si adattano proprio. Soprattutto al cercatore, diciamo. Il cercatore un po' di più degli altri. Soprattutto questo personaggio che in qualche modo soffre un attimino l'essere sballottato dal destino, nonostante tutti i suoi tentativi ingegnosi. Di tornare a casa. E il destino è quel che è, non c'è scampo più per te. C'è un motivo per cui questi personaggi letterari si trovano tutti nello stesso posto, ma lo scopriremo forse giocando
Aclotos. Diciamo che poi la difesa, per chi non sa proprio come mi dice il ruolo, fare la cosa del narratore, il giocatore, il narratore è quello che appunto nell'Odissea direbbe: sei atterrato sull'isola, cosa fai? Esatto. Ah, una cosa abbastanza importante, il concetto di background. Ogni personaggio ha un background, che è il suo passato fino a quando ha cominciato a giocare, d'accordo? Quindi, nel giocare Ulisse, Claudio mi ha chiesto: qual è l'ultima cosa che hai fatto come Ulisse? Cioè, sei già tornato a Itaca? Hai già passato lo stretto di Messina sopravvivendo a Scilla e Cariddi? Quindi dove sei arrivato? Se la sta tirando perché si è ascoltato Wikipedia si chiama consultare gli oracoli. Ok, d'accordo. Si chiama a guardare il proprio background. Giusto. Si chiama studiare, perché il gioco di ruolo è uno strumento. Anche si chiama mentre giusto, guidi sì, verso sì, Torino, farsi leggere l'articolo di Wikipedia da Siri, che pronuncia Agamennone. Sì, che pronuncia Agamennone invece che Agamennone, perché poverino. Stavo dicendo comunque che nel momento in cui tu cominci a giocare un personaggio, ti sarà successo, se hai 35 anni e sei un condottiero, cosa è successo? Chi erano i tuoi parenti? Chi era il tuo passato? Chi hai conosciuto? Che cosa hai fatto? Visto che noi giochiamo, importante secondo me è dire accenno su cos'è il metagaming, che secondo me è una parte importante dell'esperienza del gioco di ruolo, che bisogna cercare di interpretare i propri personaggi con le conoscenze che hanno i propri personaggi. Se tu interpreti Ulisse, non hai idea di cosa sia un telefono cellulare. Esatto. E quindi, se per puro caso finisco nella storia, nel futuro, finisci nel futuro, tu dovresti interpretartelo come stregoneria. Questa persona ha lo scibile umano su un pezzo di vetro. Piuttosto che non, se un giocatore al tavolo fa qualcosa in aperto conflitto con il mio interesse, ma cosa ne nascosto? So? Ma allora, nascosto all'interno della narrazione. Io al tavolo lo sento che lui sta cercando di fregarmi, ma io non lo so, perché quando lui ha descritto questa azione io ero altrove, io dovrei interpretare non conscio, cioè il mio personaggio non conscio di questa cosa. Se uno di noi giocasse Polifemo e tu ti nascondi sotto per scappare, non può dire: so che lì vado a prendere quella, cos'era, una pecora? Sì, esatto, un montone. Vado a prendere quel montone perché so che è lì. Tu in teoria non lo sai, non l'hai visto, gioca tra in quel modo. Boh, a posto. Ultima cosa per chi è in sala: se volete avere una scheda davanti agli occhi per capire di che cosa stiamo parlando quando diciamo fai un tiro di virtù, hai un punto fato, tira un filo del destino, qua sono da prendere, le potete prendere, sono per voi, quindi prendete. prendetele, sono vostre. E chi lo sa che magari tra 70 anni vanno un sacco di soldi. Molto nonna del sud. Mangia, sei deperito, va bene. Ok. Ti fa bene. Ok. Per passare invece al gioco vero e proprio, la scena si apre con un rumore di acqua, di onde, placide onde, onde leggere, un po' di vento che smuove l'acqua in superficie e non di più, che sbatte contro la faccia di Ulisse. Ancora. Sempre fa sbattere le robe in faccia. E si sveglia non tanto per l'acqua che lo schiaffeggia, ma perché si sente trascinare da qualcuno, da qualche cosa, verso l'alto. Apre gli occhi e c'è un vecchio che, aiutato da una rete, ti sta trascinando a bordo di una piccola nave. È un vecchio, evidentemente un vecchio marinaio di anni e anni passati in riva al mare a pescare, la sua pelle è quasi completamente consumata dal sole, dalla salsedine, è una pelle dura e un po' fogliosa. Grazie. Ecco, sono più da questo. I capelli, i pochi che ci sono completamente bianchi, non ti sembra che sia particolarmente robusto o in salute? E nemmeno la barca su cui ti sta tirando su ti sembra che sia una barca molto costosa, robusta e in grado di affrontare lunghi viaggi. Io pensavo di essere morto, sono stato vittima di un naufragio, sono conciato una pezza proprio. Sei stanchissimo. Ok. Anche perché non sai da quanto tempo sei in mare. E l'ultima cosa che noti del vecchio è che ha dei vestiti bizzarri addosso. Me li puoi descrivere? Non ha il tipico gonnellino. Certo, sì, che mi potrei. Da greco che avresti tu. Ha degli strani vestiti che gli avvolgono le gambe. Mm-hmm. Non ha sandali ai piedi e ha quella che potrebbe sembrare una specie di maglia
ma di un tessuto che non conosci. Beh, non sarebbe la prima stranezza che ho visto in questo viaggio, quindi faccio finta di ignorarla per essere sicuro. Ti dà delle pacche sulla schiena per aiutarti a riprendere fiato. Grazie, grazie amico. Lui ti fa di sì con la testa, ma non sai se ha capito che cosa stai dicendo. Avresti dell'acqua? Anche qua ti fa di sì con la testa e ti allunga un'otre. Bevo avidamente, perché probabilmente avevo sete. È un'otre di coccio per tenere fresca l'acqua. Cosa mi è rimasto addosso? Cosa ho ancora addosso che avevo prima? Ti tasti un attimo, senti ancora che hai la spada che miracolosamente è rimasta legata alla tua cintura per miracolo. E il piccolo sacchetto di cuoio in cui tenevi il cavallo di Telemaco, il cavallino di legno che ti ha dato prima che tu partissi per la guerra. Benissimo. Quello c'è ancora. Meno male. A parte questo non hai niente. Mi guardo attorno, cosa vedo a parte lui? Dove a sono parte finito? Lui, allora adesso ti riprendi un attimo e guardando intorno sei su questa piccola barchetta a un centinaio, forse 200 metri dalla costa di un'isola. Mm-hmm. Sembra un'isola abbastanza piccola. E guardando all'orizzonte ti sembra che ci siano altre isole. Ti sembra anche di non essere in grado di definire che ora del giorno sia, perché il sole, la luce che c'è ti direbbe il sole è alto nel cielo. Okay. Ma guardando intorno a te vedi un'oscurità salire dall'orizzonte come se fosse già notte là in fondo, e davanti sopra di te invece fosse giorno. In lontananza vedi anche un'altra piccola zattera, anche quella saranno 300 metri da te, e ti colpisce per la stranezza perché c'è una persona a cavallo in piedi, perfettamente dritto, come se aspettasse di essere portato da qualche parte. Ok. Anche lui è vestito in maniera molto bizzarra e ha un'arma che non hai mai visto prima, un lungo palo di legno e metallo. È completamente vestito di metallo. Un'armatura, ma non hai mai visto armature di quel genere, perché copre completamente anche le braccia e le gambe, che è una cosa impensabile. Poi credo, mare, credo è un deficiente. Credo che non sia l'uomo di latta di Doro. No, suppongo. E di fianco a lui, quello che potrebbe essere il suo aiutante, molto più in carne. Ok. Basso, tracagnotto. E sicuramente non vestito... C'è anche un mulo. C'è anche un mulo, ma il mulo è di fianco. Quindi forse è un po' più saggio. Sembra a che distanza siamo da uno all'altro? 200-300 metri. Allora. Io sto remando. Orsù Sancho! Ma vi corremo! Se invece di parlare, signore, potrebbe darmi una mano, magari arriveremo prima. È compito mio osservare! E magari se scendesse da cavallo, perché mi sembra un po' pericoloso stare a cavallo su una zattera. E avvicinarmi all'acqua, non sai che non so nuotare? E poi sono io quello illetterato. Che c'entra l'illetterato con me? Non lo so, sono illetterato. Mi pare corretto. Avevo capito, pensavo avessi detto allitterato, ti stavo amando tantissimo. Allora, io mi guardo attorno, e nel senso, visto che mi sono guardato attorno, vorrei cercare di capire se è un tratto di mare che conosco o se a disposizione delle isole mi dice qualcosa. Allora, fai un tiro di sapienza. Se guardate la scheda che dovreste avere davanti, e se non ce l'avete recuperatene una, ci sono delle caratteristiche in cima, sotto gli scudi, che vengono chiamate virtù in questo gioco. Queste virtù vengono aggiunte al tiro di dado, e se il tiro alla fine supera il 7 come numero, la prova è riuscita, quindi lui saprebbe di che cosa stiamo parlando. Nelle mie specializzazioni io ho competenze marinare, si applica? Si applica assolutamente. Okay. Allora, invece che tirare un D6 e aggiungere il valore che ho nella mia virtù, tiro due D6 e scelgo il migliore. Ti dato proprio il gioco da tavolo. 5 più 3, 8, evviva. Quindi sei riuscito, sai qualcosa delle isole. Allora, sa almeno riconoscere se sono delle isole del Mar Mediterraneo. Esatto. No. Non sono isole che tu abbia mai visto. Non sono sicuramente nell'Egeo e nemmeno nelle parti più remote del Mediterraneo che hai esplorato. Poseidone! Tre volte! In più, noti che ci sono delle abitazioni sulle isole, ma sono di una fattura completamente aliena rispetto a quello che conosci. Bene! Sono costruite in legno, ma i tetti e le pareti per come sono fatte sono molto strane.
Ok, non capisco. Cioè, avevo passato, appunto, avevo passato lo stretto di Messina, avevo fatto un tratto di mare, ci siamo magnati le vacche, si è arrabbiato Dio solo. Ho mangiato le vacche e io so che si è infuriato con voi. E con l'aiuto di Poseidone che già ci aveva con te. Perché uno non ti basta, ne vuoi due. Va bene. La tua nave è stata scaraventata a destra e a sinistra finché i tuoi uomini non sono probabilmente stati schiacciati dalla nave mentre affondava e tu chissà come ti sei salvato. Va bene. Quello però che riesci a capire di queste isole è che è un arcipelago fatto di molte piccole isolette. D'accordo. Che sono tutte abitate. Io provo a parlare, innanzitutto devo capire se parliamo una lingua comune. Capisci quello che dico? Capisci la mia lingua? Lui ti fa, siamo marinaio. Con la testa. Siciliano. Allunga una mano verso di te. Io la stringo. Io sono Santiago. E io sono Alcide. Compostela. Cazzo che dico, sono Ulisse. No, non Sant. Invece di fare stupide battute, signore, anzi, sarebbe da non far armare qui. Giusto, Alcide è un greco. Vedo un moro. Io mi chiamo Ettore. È parecchio laggiù, signore. E infatti vedo solo i capelli. Smetto di remare, mi sento un attimo per prendere fiato. Credo che tu e i tuoi compagni abbiate avuto un brutto incidente, ma da queste parti succede spesso, soprattutto in questi tempi. Il mio capitano non è rinomato per essere una persona molto prudente. Da dove vieni vestito in questo modo così strano? Io sono originario della Grecia, io vengo da Itaca. Ah, ho sentito parlare di questi posti lontani. Lontani? Dove siamo? Qui? Sì. Sono le coste della Spagna. Della Spagna? Sì, quell'isola, la vedi davanti a noi? Quella è la Spagna. Non conosco questo. Aspetta, era Iberia, vero? Sì. Non c'era la Spagna? No. Anzi, forse neanche Liberia. Della Spagna. Non ho mai sentito parlare di questo. Di questa Spagna. Eppure parli la mia lingua. Beh, parlo greco. No. Conosco un po' di persiano. Parli spagnolo. Beh, forse. Come me. Forse è la stessa. È una sono lingue che si somigliano, hanno radici comuni. Teniamoci lontani dalle scatole, signore, mi sembra. Della barca! Quale barca? Questo è un vascello! Sì, certo. Vi vedo ottimisti! Bene! È un buon segno! Ah, anche loro ho visto arrivare insieme a te dopo quell'ultima mareggiata. Beh, io non li conosco, ma magari sanno qualcosa. Non so quanto sia prudente avvicinarsi, signore. Potrebbero essere qui per rubare la vostra armatura. Chi mai toccherebbe l'armatura di un cavaliere? Cosa da mangiare. Poi abbiamo finito tutto questo. Il mio castello sempre è ad avvenire, è nel momento in cui si compirà. Ci sono un sacco di isole da prendere qua. Quasi. C'è da scegliere l'isola. Questo, signore, mi andrebbe benissimo. Bisogna prima affrontare i signori del luogo, vedere se sono degni di fiducia oppure da spodestare. Ci saranno dei mori da spodestare da queste parti. Il vecchio intanto ti passa un remo. Oh. Dice, forse è il caso che ci avviciniamo a loro. Certo. E mi metto a remare. Io sto spingendo con un remo, una zattera con sopra un muro, un cavallo e un tizio sopra un cavallo. Quindi vedete, è fermo. Via! Già che però mi sono smesso di remare perché... Ti si avvicina la barca, lancia una cima verso di voi. Oh, un traino, ottimo! A cosa? No! Beh, la zattera sfatta i tronchi, no? Ok. Va bene, li tiro verso di noi. Io mi sdraio. I vecchi della macchina, d'accordo. Qual è il suo nome? Uomo in gonnella. Io mi chiamo Ettore. E voi? Voi? Scusi, alzo la celata. Quella dovrebbe toglierla, sa? No, ma cosa dice? In mare le armature sono sempre consigliate, soprattutto 75 kg. Sancho, ignorante di una capra che sta su un asino, peraltro. Non solo sull'asino, perché sarebbe scomodo remare.
su un asino come andare in zattera su un cavallo. Ma non si preoccupi, signore. Non ho colto. Forse è la prima volta. Sancho. Un cavaliere indossa sempre la sua armatura. Sì, non in mare però di solito. Sì, anche per mare, indossa pure per mare. Non in mare, sul mare. E quando ci finisce in mare, che potrebbe essere? Motivo per cui stiamo su un vascello. Che apparentemente ha perso le sue vele. Come vi siete trovati? Lei. Su questa zattera. Veramente siamo, lunga storia. Ci siamo arrivati assieme. Anche questa è una lunga storia. Capisco. Beh, sappiate che siete tutti graditi ospiti. Ho una domanda. Ma voi, lui non penso, ma tu, in quanto Don Chisciotte, l'Odissea l'hai mai letta? Sì. Tu quindi sai chi è, cioè nel senso, chi è Ulisse in termini quantomeno letterari? Sì, tra l'altro tecnicamente okay. Don Chisciotte era un gran lettore, sì, per carità, in teoria dei romanzi della sua epoca e non tanto sull'antichità, però è probabile che... Quantomeno di nome. Sì. Va bene, d'accordo. Quindi tecnicamente mi fai Ettore, vabbè, per ora non mi ha detto niente. Io a chi non conosco in un contesto del genere, col cavolo che dico chi sono. Scusa. Sì, disse l'uomo in gonnella. Beh, quello non è che lo posso scegliere. Comunque, vogliamo andare a riva, signore, poi sa, deve aiutarmi a scrivere la lettera. Quale lettera? A mia moglie. Ah, corretto, corretto. Io non so scrivere. No, mi pare abbastanza inutile. Mi pare giusto, effettivamente, per il tuo paleggiare, pagaiare, come dite voi? Poi non dovete scrivere la lettera Dulcinea? Potremmo... Per ella devo trovare delle... Dei. Potremmo Dei? Discuterne a terra? Dei. Sì, perché prima arriviamo, prima potrà scrivere. Sì, devo anche trovare della pelle... della carta. C'è la carta, sì, c'è la carta. La carta. Non c'è la carta, no, non c'è. No, buon uomo, qual è la prima isola civilizzata qui? Beh, vicino. Beh, potrò ospitare in Spagna, a casa mia. Lei è troppo ci buona. Siamo. Quindi vedi che non era tanto sbagliato? Beh, abbiamo girato per settimane tra isolotti. Sì, per settimane. Se lei sta sempre sul cavallo, in settimane si fanno 20 metri. Intanto il... Non sono pratico di mare. Il vecchio passa la rema anche a te. Io non capisco. Inizia a te. Io penso alla mia isola, al mio castello, che mi sono stati promessi. Sancho, fa caldo, arriviamo a terra? Sì, signore, andiamo subito. Purtroppo io sono un povero ignorante. Io non è una scusa per tutto, però, io che sono un cercatore con cuore rivelatore, che è una... Allora, raccontiamo anche queste cose. Giusto. Un personaggio in questo gioco parte da zero, non ha poteri particolari se non l'essere in grado di fare quello che può fare una persona normale. Consumando fili del destino, diventa sempre più vicino alla costellazione che lo guida e quindi questo gli dà delle capacità in più. Scelte dal giocatore da una lista di abilità specifiche di quella costellazione, di cui per il cercatore una è cuore rivelatore. Cuore rivelatore permette al personaggio di capire e percepire il battito cardiaco delle persone quando inizia a parlarci, in modo da capire se una cosa sta agitando o emozionando una persona. Esatto. Però è come una macchina della verità, quindi ti dice se è agitato e... ti dice quanto batte il suo cuore, esatto. Cioè nel senso a che ritmo, magari ha appena fatto la corsa. Non c'è la certezza che sia una bugia quello che ti stai dicendo. Certo, e io, loro, come li percepisco? Ah, il vecchio, senti che il suo cuore non sta battendo particolarmente forte, anzi ti sembra che sia... calmo, rilassato. No, più stanco che rilassato. D'accordo. Sancho credo che sia un po' alterato. E poi furia di mare. E Don Chisciotte invece è proprio il battito dell'essere umano perfetto suo. Quindi nessuno tendenzialmente i loro comportamenti, cioè nel senso, difficile che mi stiano perculando in questo momento, quantomeno quello che io deduco. O siamo dei gran perculatori. O siete dei grandissimi perculatori. No, lui quanto pare un gran pagaiatore. E quello è importante. Quanto siamo distanti da questa Spagna? È lì 100-200 metri forse. Quella non hai idea di che cosa sia un metro. Infatti non ne ho idea neanche io. Tecnicamente ma li capisco. No, non credo neanche.
Andiamo, avviamoci e mi metto a remare. Mi dica, uomo in gonnella, Ettore in gonnella. Ben strano il suo apparato, il suo vestiario. Vascello. No, no, parlavo del vestiario. È il vestiario di un cavaliere. Anche lei si vuol mettere a criticare il mio abbigliamento? No, no, sarà contento. L'ultimo ad averlo fatto si è ritrovato pecora. Come la magacina. Oh, infatti stavo dicendo, questa cosa mi fa risuonare. D'accordo. Remo. E intanto ha notato sotto, stare attenti. Non ci mettete tantissimo ad arrivare all'isola che vi ha indicato il Capo Santiago? D'accordo. Vi aiuta a scendere dalla barca, in particolare da Don Quixote, che sembra quello nobile. Io scarico il mulo, scarico tutto. Ovviamente non calma e lamentandomi. E vedete che nascosto dietro alla casupola, che è un bellissimo palazzo, ovviamente, una magione regale. Chiedo al vecchio, chi è il signore del luogo? Io sono il signore di questa terra. E così di umili uffici si occupa? Beh, devo pescare se voglio sopravvivere. Ah, è uno di quelli della nuova generazione dei nobili che si abbassa alle pratiche di voi popolani. Signore, per capirvi meglio, la mia fattoria è... Non insultare il signore di questo luogo, altrimenti come puoi volere avere la tua isola? Mi scusi, signore di questo luogo. Non si preoccupi, so che casa mia può sembrare povera e deludente agli occhi di chi è abituato a ben di più. Beh, ma è tutto ciò che possiede. E io comunque vi stavo dicendo che si nasconde dietro alla casupola. Sì. Vedete un bambino che vi sta guardando da lontano, ma cerca di tenersi lontano e nascosto. Ok. Il panorama, a parte questa casupola, da cosa è riempito? Il panorama da questa casupola sull'isola non ha praticamente nient'altro. L'isola è poco più grossa della è un casa. Atollo. È un'isoletta, è uno spuntone di roccia in mezzo al mare. Ma sì, vedi che anche le altre isole che ci sono intorno a voi non sono molto più grandi. La più grande... Perché il mare agitato c'è l'acqua in casa. Esatto. Okay. Va bene. È Venezia. Venezia ma meno abitata. D'accordo. Parlano tutti spagnolo? Parlano tutti la vostra lingua, sì. Passata la notte cercherò di trovare il modo di ripagare la tua ospitalità. Dopodiché dovrò mettermi alla ricerca di qualcuno che possa prestarmi una barca. Qui abbiamo questo enorme vascello, basta trovare del sartiame e delle vele. Purtroppo, signore, ci vuole troppo equipaggio per questo vascello. Non possiamo proprio darglielo. Mi sembrava così, mi sembra da solo. Potrebbe non essere adeguato al tipo di viaggio che devo fare, purtroppo. Mi servirà anche una ciurma. E io lo guardo e mi guardo attorno. Signore, forse il mare le ha fatto male, ma vorrei farle notare. Sì. Siamo su un'isola e non c'è nessuno attorno. La scelta è poca. Prima sonderò tutte le alternative, dopodiché potremmo percorrere questa strada, anche se subottimale. È un problema nostro? Non credo. Proseguiamo? Sì, però per dove? No, siete voi che mi avete detto la nostra destinazione è segreta, te la diremo una volta sbarcati. Forse, ah sì, certo. Forse non sarebbe il caso di dirlo con me davanti, nel caso. Cosa? Che questa destinazione... ma la sa solo lui, quindi... Infatti. D'accordo. Peraltro, sto notando che deve esserci il principino del signore del luogo, là in fondo, quel ragazzino che evidentemente sta osservando. Tipo sporco, il principino. Piccolo Lord Pantaleon. Tu quindi sei full Don Quixote, 100%. Niente, io quello che faccio da adesso in poi, fino a quando non fa mattina, è cercare di recuperare le forze, ascoltare cosa dicono loro, raccogliere più dati possibili, e stare molto con gli occhi aperti. Molto con gli occhi spione. Aperti. Spione. Fai un tiro di prudenza e vediamo quanto in generale sarai prudente in queste ore. Sesto senso aiuta come specializzazione? Sesto senso aiuta. Ah però! Sei! Però ho fatto anche un 1. Sì, ma con due. Grazie. Ma con due dati sei il vantaggio. Tieni solo il migliore. Ah, giusto. Quindi tieni solo il 6, il che vuol dire che prendi un punto fatto.
Il pontifato sono... No, sei in tutto. 2 più 4, te lo ridò. Allora, io intanto, visto che probabilmente per portare lui in giro sarò finito in acqua un sacco di volte. Sicuramente. Cerco di accendere un fuoco per asciugarmi. Ok. Userò sopravvivenza e accuratezza, vigore. Sì, uguale. Anche vigore. Eccolo il 6. Vedi? Questo era un 6, di dado. Cioè chi è fortunato e chi no. Come dicevo, i punti fatto sono la moneta di gioco che può essere spesa per migliorare le proprie azioni o per mettersi in una condizione di vantaggio quando le proprie azioni falliscono. Io accendo il fuoco. Inizio a scaldare, togli i vestiti, rimango tipo in brache. Togliendo... Sono vestiti abbastanza simili, Sancho e il vecchio Santiago. Anche se la camicia del vecchio ti sembra comunque un po' diversa dalla casacca che ha addosso. Però descrivimela nella pratica, sta camicia. Che... Cioè... È una camicia molto semplice e abbastanza povera. Il taglio è però diverso da quella di Sancho, che è aperta fino sul petto con un cordino. Questa ti sembra invece che abbia degli strani bottoni che la tengono lanciata, ma che sia ormai vecchia e logora. Ok. Che colore è? Era bianca, probabilmente. Era bianca. Ok. Non lo è più da molto tempo. Ok. Lord Santiago, mi dica, vi è per caso una signora Santiago a cui presentare i miei omaggi in quanto visitatore? No, purtroppo non mi sono mai sposato. E il bambino che è suo? Non è mio. Non è mio nipote, non è mio figlio. Quindi non è un principino? Abita con voi, però. Non so di quale bambino state parlando. Non ho figli. Quello? Non c'è più. No, è nascosto, non lo vedi. E non c'entra, non guardar me, hai spaventato il bambino spogliandoti, non si fa. Vado a cercarlo, potrebbe essersi perso. E... È un bravo uomo questo Ettore. Vestito un po' strano. Con la gonnellina, sì. Vorrei capire. Vorrei cercare di trovare sto bambino. Okay. Perché potrebbe essere un bambino, potrebbe essere un presagio, potrebbe essersi veramente perso, mi dispiacerebbe. Vai, fai un tiro di accuratezza in questo caso. Accuratezza. 6. Evviva. Evviva. Signore, non è che avreste qualcosa da mangiare? E mentre tu chiedi se risolviamo un attimo la sua cosa, magari... Sì, ma pensavo ci mettesse un attimo di più. 4, cerco il bambino. È un'isoletta, mi sto probabilmente immaginando un buco. Beh, non è tanto più grossa di questa stanza l'isola su cui vi trovate. Ecco, quindi... Cioè, veramente è piccolissimo. No, ma quando... Io l'ho capito, un atollo, un... No, pensavo un'isoletta che vedevi l'altra spiaggia. Tipo 5 chilometri, esatto. Un paio di chilometri. Ok, allora si cerca pure. Siamo in Super Mario Galaxy. Ok, va bene, d'accordo. Ok? Lo trovi, si è nascosto. La casa praticamente è stata costruita un po' sollevata in modo che appunto se c'è una marea quando ti è subito in casa. Certo. E il supermercato vicino, da vicino. Cioè, e il bambino lo trovi nascosto praticamente sotto la casa. È un bambino biondo. Ti sembra molto simile di fattezze al vecchio, pur con i 60 e oltre anni che li separano. Avrà vecchio forte sto vecchio? Avrà una decina d'anni. Ok. Adesso ormai io sono a tollo. Ehi là, ciao! Vedi che si ritrae un po', sembra molto spaventato. No, guarda, gli altri non sono molto simpatici, avevo semplicemente voglia di giocare con qualcuno. Tiro fuori dal sacchetto il cavallino che mi ha dato Telemaco. Okay. Lui guarda un attimo il cavallo e spostandosi a quattro zampe viene verso di te, allunga la mano verso glielo il cavallo. Do. Quando lo prende tu hai un'immagine di Telemaco che giocava con il suo cavallo. Infatti. Anche perché ci assomigliamo un pochino... O forse è solo che non lo vedi da così tanti anni che per te tutti l'ho proiettato, sì. Non sei più in grado di dirlo.
E lui inizia a giocare con i cavalli, in quel momento senti il fuoco che finalmente si è acceso, ti giri un attimo per guardare la fiamma, sì, e rimane il cavallo, quando ti rigiri c'è solo il cavallo appoggiato davanti. Se bambino mi fregava il cavallo, lo cercavo e gli strappavo la pelle di dosso, meno male. Questa cosa è strana. Cioè noi però vediamo... quando si gira lui che rigirandosi non c'è più il bambino, visto che è un buco di isola sotto la casa. Ah, sotto, ok. Io riprendo il cavallo. Mi è capitato nel mio passato di avere allucinazione da alcol? Sì. Non è quello, cioè non è solo quello. Beh, però in realtà sì, sono già stato vittima di illusione spesso. No, mannaggia. D'accordo, allora è un'isoletta, è un buco, va bene. Ma io, nella mia esperienza di viaggio, ho già provato a confezionare delle sostanze, misture, erbe, impacchi, che permettessero di riprendere lucidità. Cioè, di recuperare lucidità mentale. Stiamo passando a Breaking Bad? No, stiamo passando... esatto, io mi voglio capire se... su questo buco di isola ci potrebbe essere qualcosa che mi possa aiutare a eventualmente scrollarmi di dosso un'influenza di un'influenza di natura mentale. Ok, fai allora una prova di sapienza. Molto bene. Uno. Molto bene. Tieni una bella sciagura. Porca. La sciagura è l'inverso del punto fatto, quindi viene usata dal narratore per fare del male al personaggio. No, per muovere la storia, dai. Facendo del male. Certo. Ok. Ah, non trovi assolutamente... Non c'è una mazza, non c'è nulla. Da nessuna parte. È talmente piccola che il massimo che puoi trovare dell'erba, una pianta di una palma di fianco alla casa... Io, tornando verso il fuoco, dico, non che io creda molto a queste storie, però il mio capitano, prima che naufragassimo, spesso mi raccontava del fatto che posti sconosciuti a volte... portano grandi avventure, quello ti diceva, no? Sì, sì, e sconosciuti pericoli, e mi raccontava... Sì, stia fermo, signore, io con un panno sto asciugando la matura, la sedile, perché se non ci rischia, poi ci vada di mezzo. Bella idea, Sancho, bella idea. Il bambino. Che è successo? Il bambino pare che ora abbia perso di vista. Beh, prima di tutto, è un po' strano. È difficile perderlo di vista. Esatto. Sì. Questa grande maggiore. Altra domanda che dovremmo farci è: cosa ci fa un bambino su una piccola isoletta? E come ci è arrivato, se non c'entra niente con il buon pescatore che mi ha. Alcune persone si domandano in questo momento. Cosa ci fa un cavaliere in armatura completa su un'isoletta sperduta in mezzo al niente? Beh, ma tu lo stavi conducendo qua, avevate una barca, come è arrivato il bambino qui a nuoto? Un vascello. Un vascello. Beh, Ronzinante è sempre pronto ad aiutare e direi che... Ronzinante e l'asino stanno anche facendo fuori la poca erba che c'è su quest'isola. Vabbè, non credo che sia una gran perdita. Ronzinante sembra un destriero molto ben addestrato, lo vedevo tranquillo in acqua, a suo agio. Certo, è tranquillo ovunque, anche in battaglia, è il signore dei ronzini. Bene. Come posso dirvi? È abituato a trovare bambini, credo. Cioè... Avete perso un bambino, è quello sì. Che ci state dicendo. No, l'ho trovato e dopodiché non c'era più. Ecco. L'ha perso. Sì, mi sembra che l'accezione giusta sia perso. Beh, mi chiederete adesso anche dove l'ho lasciato l'ultima volta, giusto per capire? Nello scantinato. Volete provare a cercarlo al posto mio, perché io non so dove sia ora, in questo momento preciso. Ma ci interessa, signore? Beh, nel frattempo che tu finisci di lustrarmi l'elmo e di preparare la cena, posso anche dare un'occhiata a questi 20 piedi, sarà la misura che utilizzo, a questo buco di isola. Non lo so, chiediamo alle voci nella testa che ci stanno seguendo in diretta che unità in Spagna nel 1600 veniva usata in Spagna per distanza. No, non vale, devo dire sulle voci, non puoi cercare sulla Magicapedia.
Va bene, altrimenti continueremo a usare i metri. Vado in giro, bambino, bambino. Forse questo lo può aiutare il signore editore del miglio, che si portava tipo in tasca, buttando così. Boh, proviamo. Sei tu più pratico con i bambini, io sinceramente, mai avuto figli. Ma dove l'ha visto l'ultima volta? Gliel'ho detto. CSI Donkey Show. Lì sotto nello scantinato. E intanto, mentre lui fa questa cosa, io metto il cavallino di legno in un posto a me visibile, ma appartato, in un angolo della, abbastanza lontano dal fuoco, in un angolo della, dell'isola. Mi allontano a debita distanza, abbastanza da poterlo recuperare prima degli altri che ci sono sull'isola, e con noncuranza ogni tanto gli lancio un'occhiata e lo osservo. Ok. Basta. A me sembra di lasciarci di fare a parlare di loro, però. Beh, io sto girando l'isola a tu... cioè, girando poi... l'isola intanto non ci metterò molto. La luce sta anche scendendo e l'unica luce effettivamente dell'isola è il falò che ha acceso Sancho dall'altra parte della, della casa. Girando intorno alla catapecchia vedi seduto in riva al mare un ragazzino che avrà 15-16 anni. Vecchio bambino, no, eh. Non è quello. Mi farà governatore della terra in abbondanza. Oh, trovato, non ci voleva molto. Cecato di un marinaio. Il ragazzo si gira verso di te e ti guarda dicendoti: non vi siete ancora stancato di tutto quello che state facendo, andare avanti e indietro, sfidare i nemici che non esistono? Lo sentiamo noi? No, è dall'altra parte della casa. Aspetta, il cuore del bambino? Prima quando gli parlavi? Sì. Era agitato. Ok. È la mia vita, non si, ci si può stancare ad essere cavaliere, è il destino che ti impone la missione. Ma che cosa significa essere un cavaliere? A che cosa vi ha mai portato essere un cavaliere? Se non a delusioni e sofferenze. Senza delusioni e sofferenze un cavaliere nient'altro che è un uomo vestito d'armatura con un ronzino al posto di un cavallo. E tutto questo non vi ricorda forse gli eroi dei libri che leggevate? Ah, i grandi eroi e i cavalieri, sì, a loro mi rifaccio. E qual è la differenza che avevano da voi? Che erano... fai domande difficili, bambino, ma sei un bambino. Non sono più un bambino ormai. Sei cresciuto male, ti sono mancate le vitamine. Che cazzo dici? Le famose vitamine spagnole. Fegato di capra. Esatto, sì, ecco. È mancato il merluzzo saltato. Forse mi è mancata una figura che mi ispirasse. Un padre? No, un padre l'ho avuto. Ti potrei far adottare dalla moglie di Sancho. Credo che vi stiano chiamando. Chi? E mi giro. E quando ti rigiri il ragazzo non c'è più. Miseriaccia ai bambini, ecco perché non ho mai avuto uno. Sancho, forse ho trovato un figlio per te. Il tizio mi ha dato qualcosa da mangiare. E il vecchio ha tirato fuori dei pesci, ma non sono un granché, sono proprio giusto il minimo per... Quanti ne dà? Una testa, siete in quattro. Me l'ho chiesto io, ne dà quattro? Sì. Io ne tengo due fuori e due li metto nella scarsella. Quando vede che te li metti nella scarsella ti dice: purtroppo è tutto ciò che abbiamo da mangiare per quattro persone. Mi sembra giusto, sì, grazie. Poi quando arrivano loro gli dico che ci sono due pesci da riso. E? In quel momento il vecchio si alza dal palo. Spin off, Sancho lo stronzo. Il vecchio si allontana e sentite che apre. Quanto è vero che ora ho fame. La porta della casa e la chiude dietro di sé. E nel momento in cui arriva ci sono i pesci, io vedo un merluzzo così grande. Merluzzo è di mare. Tanto stai dicendo cazzate, quello che vuoi.
un merluzzo così grande, è gigante, dobbiamo dividerlo per quattro tutte e due. Vorrei vedere se riesco a convincere della mia illusione loro. Puoi provare a fare un tiro di volontà e vedere se riesci a illuderli. Che sta succedendo? Illudervi. Cioè, io sono convinto che il pesce che ho davanti sia un pescione di quelli grossi e buoni, e convincervi. tutte e due che quello è un pesce gigante. Ma è la capacità del folle? Ah, figo. È l'illusione. È l'illusione, basta, però... Comunque dicono che si usavano o braccia o perti, che i metri non esistevano, sono arrivati dopo la rivoluzione. Vedi che senso che io giri con una lancia lunga, è come una pertica, ci misura le distanze. Assolutamente. E poi ovviamente in mare le leghe, ma anche per terra le leghe. Le leghe. No, due dimensioni diverse le leghe marine. Sì. 8. E mentre lo stai cucinando, effettivamente, lo senti che diventa un bel po' più pesante sul pezzo di legno che stai facendo girare? Beh, effettivamente, signore, io mi accorgo. Sembrava più piccolo quando era per terra. Sarà lo spiedo che l'ho allargato. Il fuoco scritto, il fatto che siamo molto affamati, che lo fa sembrare più grande. Io mi accorgo del cambiamento avvenuto. Puoi provare a fare un tiro di volontà anche tu? Io no, sono abituato. Sesto senso? E quando mi fa notare le cose, poi sono ignorante, che ne so che i pesci non... 3, 2, 5. Meno male, che altrimenti cominciava il PvP. Ok, meno male. No, semplicemente forse avevi sottovalutato i pesci, o forse Sancho è molto bravo a cucinare, quindi certo, fa sembrare più sostanzioso. I famosi pesci al lievito di birra, che quando mentre li cuoci... Esatto, io intanto non... Cioè, nel senso, butto sempre un occhio al cavallino. Ancora lì. Ok. Il vecchio non viene a mangiare con voi, rimane chiuso in casa. Esatto, non c'è per tutti, ci sono solo due pesci. Ma questo vecchio ci ha detto che questa sarebbe la Spagna, non penso. No, questa non è la Spagna. Posso provare a capire dove siamo? Io puoi provare a capire dove siamo con sopravvivenza, però un tiro di sapienza. Cioè, tecnicamente siamo nel regno di nei regni spagnoli, io la memoria storica. Allora, con accuratezza, se mi dici voglio sapere se ci sono già stato, sì. Ok, se hai un'idea di capire dove siamo, realmente solo se ci sono già stato, non perché l'ho studiato. Allora sì. La maestra è due. Dai, ragazzi. Può anche dirmi non ci sono mai stato. Vabbè, certo, però. Non, su quest'isola in particolare non ci sei mai stato, è un arcipelago in cui non hai mai messo piede, anche perché... Sì, hai viaggiato un sacco per terra, ma per mare non avete viaggiato tantissimo. Per fortuna. Sì, mi sa. Però dal tipo di sabbia che c'è, dal tipo di erba e poche piante che ci sono su quest'isola, no, sembra il sud della Spagna. E noi siamo, eravamo, dov'è la Mancia? Non è detto che voi foste nella Mancia quando cosa che avete fatto. Ma siete rispetto a casa? Dalla Mancia. Più a sud. E quindi in teoria la terra dovrebbe essere a nord, quella proprio la massa, non a sud, perché siamo a sud. Sei già okay. A sud. Sto avendo un déjà vu. Aiuto. Allora. È il senso d'orientamento. Allora. Ho uno di sapienza purtroppo. Sì, ma non tu Roberto hai meno uno. Allora. Io riprendo il cavallino. Adesso che si è fatta sera, quell'oscurità che vedevo attorno. Non vedi neanche le stelle in cielo. Okay, sono vittima di un sortilegio. Sono vittima di un sortilegio. Porca vacca. L'hai detto ad alta voce? Eh? L'hai detto ad alta voce? Vediamo se me lo sono fatto scappare. 1, 2, 3, sì. 4, 5, 6, no. Sì. Sortilegio? Certo. Conosci stregoni che ti affrontano, ti sfidano, ti hanno lanciato un sortilegio? Per quello porti la gonnella. Io non so perché voi siate abbigliati in questo modo. Io non so perché all'orizzonte non si veda nient'altro che oscurità, e non so perché non si veda una stella in cielo. Non so perché questa piccola isoletta è così piccola? Sia così piccola, certo, non ti insedi in un'isola del genere. E mi dite che siamo vicino alle coste della Spagna. Cosa sarebbe questa Spagna e dove si trova questa Spagna? Ovviamente, guardatevi attorno, siamo vittima di un sortilegio. Io sto pensando che siamo insieme a due pazzi.
Uno che dice sortileggio, l'altro che attacca. Sancho, probabilmente è un matto, ripeto, porta la gonnella. Ma sì, lui. Sulle stelle. C'ha ragione. Beh, signore, non. Potrebbe non davvero non essere opera di uno stregone. Queste cose, ma mi pare che possa capitare, credo. No, non Sancho, se non ci sono nuvole in cielo. E non soltanto. Guarda l'orizzonte. Magari sono cadute tutte. Sancho, le stelle non cadono. Come no? No. Le stelle cadenti. Prima o poi finiranno, signore. La faccio semplice, ce ne sono tante. Beh, adesso no. No, appunto. Le hai viste cadere? Beh, non stavamo guardando, stavo pensando. Sentite, a cucinare. Io sono naufragato e ho perso conoscenza. Voi qui, come siete arrivati? Provate a ripercorrere. Rimando. Certo, ripercorrete all'indietro. Lui remando. Di no, sperare di no. Con la mente, d'accordo, in senso figurato, provate a raccontarmi quali sono le cose che vi ricordate, da dove siete arrivati e quando siete arrivati in Ratollo. Come ci siete arrivati, da dove venite, provate a ripercorrere con la memoria. Ratollo significa isola. No, volevo essere sicuro avessi capito. Su via non sarebbe la prima volta che ho a che fare con... Con chi? Che il mio capitano ha avuto a che fare con stregoni. Sei uno stregone a tua volta? No, assolutamente. Però in mare girano tante storie e una di queste, e molte di queste riguardano forze che giocano con i tuoi sensi, la tua ragione. E se è vero che in questo momento... Queste cose non esistono. Oh. Come? No, non rammenti, scusa Sancho, adesso... L'altro mese, quando abbiamo affrontato gli stregoni incappucciati. Signore, io abbassavo già lui per non... Sì. Erano dei mendicanti che hanno allungato le mani per chiedere l'elemosina e ha detto stregoneria e li ha attaccati. Sancho, ti sento. Beh, allora... Siamo su un'isola che è un buco. Che ne è del ragazzino? Ecco, quella è una domanda interessante. Sarà nascosto? Diceva cose un po' fuori luogo per un ragazzino. Ok, non ho mai avuto figli, ma quello mi pareva un po' strano. Ma i ragazzini dicono sempre... Mari Sancia ne dice tante di stupidaggini. E infatti tu sei abituato ai bambini, dovresti cercare e capirne di più di questo bambino. Ma io sono abituato ai miei bambini, non mi interessa di quelli degli altri. Uno in più, uno in meno, per voi popolani, che cavolo ti fa la differenza? Non stiamo parlando di questo! Fatti suoi. Non stiamo parlando di questo. Proviamo domani mattina a utilizzare la vostra vascello. Vostro è maschile. Sì, giusto, grazie. Ci tiene a sottolineare quando sa le cose. Beh, mi sembra giusto correggere le persone quando sono in errore. Il vostro vascello... Infatti le proporrei di indossare dei pantaloni, ne ho un paio qui di ricambio se vuole. Sto bene. Quelli sono i miei, signore. I suoi di ricambio sono spariti quando ha deciso di donarli... Di scacciare gli stregoni dando loro i pantaloni, lanciando loro i vostri pantaloni. Ha funzionato? Sì. Basta. Io riprendo il cavallino e vado a dormire. Certi gli incantesimi si spezzano in modi strani. Cerco di dormire tenendo un occhio aperto, tenendomi il sonno leggero e evitando di cadere in un sonno troppo profondo. È una di prudenza. Vediamo se riesce a restare con un occhio aperto. Sesto senso ci può stare? Possiamo evitare anche su quest'isola dove ci sono tre persone che ci cacciare con i forconi? Bene, non ho ancora visto forconi. E comunque erano alabarde sicuramente, non forconi. No, erano forconi. Alabarde. Due erano anche rotti. Lance quindi? No, bastoni più che altro. Però facevano male lo stesso. Una lancia cos'è? Cioè non un bastone particolarmente lungo e appuntito. Continuo a finire di mangiare e torno al fuoco. Tanto vedi che Ettore si mette in un angolo, si tira su quel poco di vestiti che ha perché non è nemmeno una coperta. Sicuramente la gonna non aiuta. No, infatti vedi che cioè, è vicino al falò, deve essere un pazzo. Dopo cena anche voi se volete riposare. Io faccio turno di guardia. Io mi faccio smontare da Sancho parte dell'armatura perché va bene fare il cavaliere, no, ma a dormire ci vado senza. Mi tolgo la camicia che ho lavato e asciugato e rimango in braghe di nuovo perché l'armatura la appoggio, se no magari entra la sabbia, si rovina, quella devo ripulire io.
Sancho, sto guardando nel baule. Sancho, hai visto per caso la mia papalina? Quella l'ha tirata le streghe, signore. Giusto, perché loro, le streghe notoriamente sono arrabbiate perché hanno i capelli a punta e hanno bisogno di qualcosa di tondo in fondo. Sì, e quando ha colpito quella signora sul viso se ne sono andate. Beh, tu dimmi se non era una strega inquietante visto il naso. E la notte va avanti così. Durante la notte, quando si addormentano... Io faccio il turno e mi addormento. Ok, esatto, quando si addormentano entrambi, la mia intenzione sarebbe quella di avvicinarmi alla capanna del pescatore e guardarci dentro, perché dato che è l'unica persona, è quello che mi ha raccolto, che sarebbe la prima volta che qualcuno mi raccoglie, poi mi dà da mangiare, poi tutti diventano maiali, sarebbe un problema, ok, di nuovo, voglio vedere cosa c'è nella sua capanna, quindi c'è una finestrella, se posso sbirciare dallo stipite, dopodiché se loro sono molto, se il loro sonno è molto profondo e hanno delle sacche. Se guardi in giro la lisca del pesce grosso ti accorgi che invece è un pescettino, perché l'illusione è un po' finita e quindi... Allora, innanzitutto sì, ti accorgi che avete in realtà mangiato quattro aringhe, quindi evidentemente sono vittima di sortileggio, va bene. In più, guardando l'orizzonte, vedi che anche sulle altre isole ci sono delle luci accese. Mentre fai un giro dell'isoletta guardandoti all'orizzonte, cercando comunque di capire anche senza stelle da che parte può essere il nord, il sud, la Grecia, l'Egeo e tutto quanto, ti sembra che alcune luci si spengano mentre le stai guardando, ma nello stesso istante, quindi non uno spento dopo aver andato a dormire, certo. Si spenta una luce, magari 10-15 luci all'orizzonte si spengono tutte insieme. Quindi un sacco di isole sono abitate comunque. Sì, sì, isole vedete che molte sono abitate, su molte di quelle isole ci sono delle casupole simili a questa, alcune mi sembrano costruite un po' meglio, alcune isolotti sono più grossi e mi sembrano abitate da più persone, però sono un po' in lontananza, perché sicuro c'è un po'. Allora, io mi accorgo a... Fai un tiro di prudenza. Posso usare pazienza o sopravvivenza? Beh, pazienza. 7. Sì, vedi che a un certo punto mi svegliato e si rialza. Io faccio finta di dormire appoggiato al muro. Allora, vado verso la capanna. Però con l'occhio di... Vado verso la capanna e prima ascolto. Ok, allora, quello che voglio fare... è cercare di sbirciare oltre lo stipite della porta e vedere in nel maggior dettaglio possibile cosa c'è dentro. L'interno della casa è estremamente povero, nel senso che oltre al letto dove c'è il vecchio sdraiato e senti che sta piangendo sommessamente sotto la coperta, non vedi molto altro. Vedi che ci sono degli attrezzi da pesca alle pareti, un tavolo con uno sgabello. Lo sgabello è stato preso ed è di fianco al letto del vecchio. E un uomo che avrà sui 35-40 anni biondo sta accarezzando la testa del vecchio. Vedo una somiglianza fra l'uomo e il ragazzino con cui parlavo? Ma hai detto biondo? Potrebbe assomigliarci molto, sì. Quindi dicono che sia la pulgada, che il sistema di misura spagnolo. Sì, però le pulgada erano 0,025 metri. Insomma. 12 pulgada sono un pie e 3 pie su una vara. Una bara? Vara. Una vara. Quindi una vara è un metro, 3 piedi? No. Dipende se... Un piede sono 30 centimetri. No. Siamo lì, 30 qualcosa. Allora... Allora, io sento lui che piange sommessamente, quindi io sento lui che piange sotto le coperte, quindi probabilmente la persona che lo sta accarezzando non gli sta dicendo niente, altrimenti lo sentirei. Eh sì? Quindi? E basta, crolla sul... No, no, scusate, sto pensando. Ho avuto un momento. Un momento di mancamento. Io mi avvicino a loro, ok? Torno verso il falò. Prima di avvicinarmi a loro, sento se il loro battito cardiaco è quello di persone che dormono o sono sveglie.
perché il battito cardiaco di una persona che dorme è molto più lento di quello di una persona sveglia. E adesso ti dirò una cosa specifica di questo potere, ci devi parlare però. Porca! Ah, se vuoi puoi fare come con i sonnambuli. Sei sveglio, sei sveglio. Il battito cardiaco è quello di una persona sveglia, sì. Ok. Allora. No. Ah, ho in mente un po' di persone a cui probabilmente se gli chiedo sei sveglio mi rispondono sì, ma stanno dormendo. Mi rispieghi? Quindi potrei dire che il cielo ci sta cadendo sulla testa. Mi rispieghi lo sfidare il fato? Allora, sfidare il fato è una cosa che puoi fare quando fai un tiro di Kung Fu. Sì. A prescindere che ci sia riuscito o meno nel tiro di virtù, puoi sfidare il fatto, cioè tirare un altro dado separato che ti può dare delle sciagure o dei punti fatto. Ok, perfetto. Allora, sì. No, allora io mi sono mosso quando ero convinto che loro fossero addormentati, quindi direi che non riverifico se sono addormentati, cioè nel senso poi è buio, vabbè, mi avvicino alla sacca che portava, penso, Sancho. Avevate due, avevate tanti bagagli, uno solo. Tutti i bagagli sono di fianco al muro di fianco a me. Esatto. Era un solo bagaglio. Il muro sveglio. Sto dormendo appoggiato al muro. Cioè lui ha un baule che usa come schienale sul mulo, che c'è dentro la mia roba sostanzialmente. Sì, esatto. Beh no, la tua armatura è di fianco al muro. Ah, quella sì, no, però c'è il bagaglio con dentro la vestaglia, cioè il vestaglio più, insomma, un minimo. Le cose per mantenere. Non è questo il momento, però... vado a vedere sulla barca c'è qualcosa. Ci sono le reti che il vecchio ha dimenticato sulla nave. Sai che è un pescatore bravo, non lascerebbe le reti di notte nella nave, nella barca. Certo, perché la marea se le porta via. E a parte quello, non ti sembra di vedere nulla nella barca, gli remi e una cima che è quella con cui avete trascinato. E questo quindi non c'ha un orto, non c'ha niente, cioè mangia al massimo solo pesci, aringhe, vive qui, aringhe. Probabilmente vivrà di commercio e scambio con le isole vicine. Una volta la settimana lascio passare la notte. Io mi addormento e lo tengo d'occhio un attimo. Quando col passeggio del Machite Senku, quando arriva la mattina, venite svegliati non tanto dal sole, perché comunque venite svegliati molto presto, quanto dal vecchio che è uscito e sta pulendo le reti che aveva lasciato nella barca la sera. Pensavo stesse pulendo l'atrio dalla sabbia. No. Io lo so. Io non ha un atrio. Appunto. Sono svegliato presto, sto preparando tutto, pulendo, pronti per partire, via da questo posto di merda. E io invece mi avvicino al vecchio. Ah, ecco, l'oscurità di nuovo la vedo attorno al... Sì, mi sembra che sia un po' più oscura di ieri. Ma che ore saranno? Non è ancora alba. Sì, l'alba c'è già. Hai visto... La luce che c'è è quella dell'alba, però non vedi il sole che è nascosto dalle ombre all'orizzonte. Allora, io mi avvicino all'anziano signore e gli dico: amico mio, posso scambiare due parole in privato con te? Certo, ditemi che cosa vi... Forse nel capanno è meglio. Sì, bene. Una volta... Entra nel capanno. Entra nel capanno. Chiudono la porta? Vado a vigliare. Ma io cerco di capire se qualcuno sta vegliando pure. E allora fate un tiro contrapposto di prudenza. Io ho pazienza. Tu direi con il vantaggio. Io ho sesto senso. E tu direi con il vantaggio. Allora, i tiri contrapposti funzionano così. Se uno ci riesce e uno no, è facile. The same, certo. Se tutti e due ci riescono, vince quello che ha fatto il tiro più alto. Ok. Se tutti e due falliscono, vince lo stesso chi ha la virtù più alta. Ok. Ok. Altrimenti è pareggio. 6. 9. Io ho fatto 6 più 4, 10. Io ho 9, ma qua posso dare punti fatti. Non per migliorare il tiro di tanto. Puoi aggiungere delle cose alla scena, però posso prendere una ferita per alzarlo, no? O no, puoi prendere una ferita per alzare quello altrui. Ok, allora niente. 9 5 14
ti metti di fianco alla porta e boh, lui inizia a fare dei rumori in giro per la stanza, spostando il mobile, spostando la sedia, spostando un po' il letto, non riesce a capire bene che cosa stanno dicendo, parlando. Ma lui non l'ha fatto per non farsi sentire, tutto per cercare di sgamare se io lo sentivo. Io, scusa, io voglio... senso. Sì, c'hai ragione. Sì. Quindi in realtà mi sgama che sto studiando. Senti che c'è qualcuno dietro la porta. Però semplicemente non riesci a non farti sentire. No, beh, questo non ho ancora detto cosa voglio fare. Sì. Semplicemente so che è dietro. Sai che c'è qualcuno davanti alla porta. So che c'è qualcuno davanti alla porta. Sancho! Molto radiofonico. E colpito davanti al naso. La porta si spinge, no, la o porta si tira? Visto che lui ha strillato, io davanti alla porta sempre cercando di rigliare, però faccio finta per essere pronto a... Insomma, mi sto sistemando lo scarpone. Okay. Ettore! Ettore! Apro la porta. Amico Sancho. Non sono vostro amico. Molto bene, questo mi renderà il tutto più facile. Vorrei parlare in privato con la persona che mi ha appena salvato la vita. Oh, certo. Potresti allontanarti dalla casa e evitare di origliare alla porta? Non mi permetterei mai di origliare. Stavo venendo a avvisarla che c'è ancora del cibo, se volete. Sono a posto così, grazie. Nessun problema. Ah, c'è del cibo? Sancho, dov'è? Non lo trovo! Lascio la porta aperta. Cosa mi lanci? Che non c'è più un cazzo. Ho due pesci. Ma c'è due pesci, è vero, hai ragione. Io faccio il giro dall'altra parte della casa e provo ad andare sotto. Dobbiamo rifare il tiro? Se tu vuoi continuare a controllare se qualcuno ti sta origliando, sì. Se ma non ti questa volta cosa, aspetto che inizi a sentire, anche se non le capisco, qualche parola dentro, e poi vado sotto. Tanto sono molto paziente. Beh, io invece sono molto prudente. Andiamo a fare un viaggio, andiamo a fare un giro in nave, ti aiuto a pescare. Io non andrei mai in barca con Ulisse, te lo dico. Lui lo sa. Che vanno in giro con lui, mai. Fortuna che mi sono presentato come Ettore. Sì, va bene. Una volta in barca, a debita quanto distanza dalla costa. Cos'è, vuoi inseguirli con la cannuccia? No. Giocare con Roberto. No, stai cercando di fare le cose di nascosto. No, io sono molto esplicito e non ne volevo parlare solo con lui. Lontani vanno fuori dalla vista? No, fuori dalla vista no, anche perché siamo qua. Sono delle c'è una finestra nella casa? Sì, c'è anche la porta aperta. No, dall'altro lato? No, c'è una finestra. Ho un po' paura di cosa vuoi fare. Voglio guardare entrare in casa dall'altra parte. Ma se non c'è nessuno? Voglio fugare in casa. Ma entrargli dalla... Ah, perché non vuoi che ti guardi? Non voglio che mi vedano che entri nella casa. Sì. Buono. Allora, cosa facciamo prima? Lui che fruga in casa o io che parlo? Dai, fruga in casa che tanto è breve. Fruga in casa. Non c'è niente. Contadino, sopravvivenza. So dove nascondono le cose preziose, essendo un contadino. I poracci. Dai, sì, contadino. I denti della nonna. Di prudenza. Accuratezza. Perché sto cercando qualcosa. Otto. Cercando in giro vedi poco più di quello che ho raccontato a lui. Quindi niente di stranissimo. Non c'è nulla di strano e vedi però l'unica cosa che ti salta un attimo all'occhio che qua dentro hanno mangiato in due, ti pare, però hai visto una sola persona uscire. Però ci sono piatti sul tavolo per due persone. C'è ancora del cibo? Sì. Prendo del cibo. Saggio. Sancho. Sempre con Sancho. La saggezza popolare. Quando c'è cibo manca. Non sai mai quando potrebbe mancarti. Allora. Aiuto. Quando siamo sulla barca, io lo guardo dritto negli occhi e gli dico: ho già vissuto avventure in cui i miei sensi sono stati obnubilati da stregonerie
E... se il marinaio capisce obnubilati, voglio sapere la sua storia. Da stregonerie e nefandezze. Ho visto l'uomo con cui hai trascorso la notte. Questo, gli indico disse l'orizzonte, l'uomo in gonnella. Non è naturale, basta. Gli indico l'orizzonte, questo non è naturale e non so niente di questa Spagna di cui parli e non riesco a orientarmi con le stelle perché non ce ne sono in cielo. Ora io ho bisogno di sapere realmente cosa sta succedendo qui e se tu sei parte del problema o della soluzione. Voglio usare ascendente per comunicargli con lo sguardo che da qui, cioè che io e lui torniamo insieme a riva se mi dice la verità. Se no torni da solo. Esatto. Ok. Ci prova. Ci prova. Vai. O vuoi usare la luce del destino? No. Puoi anche usare la luce del destino. Sì, io intanto tiro. No. Ah, assolutamente uso un filo del destino. Ok. E adesso decido cosa mi sblocco, ma intanto, prego. Nel frattempo, lui ti guarda, il suo sguardo si intristisce un attimo, fa un cenno con la testa come per dire, ho capito, forse è il momento. E per rispondere alla tua domanda, purtroppo... non sono né la causa né la soluzione di nulla, sono un prigioniero come lo siete voi ora. Prigioniero di cosa? Di questo. Ti fa un cenno con la mano indicando tutto intorno a voi. Cosa hai scoperto finora? Cosa sai che prima non sapevi? Io so solo quando quell'uomo giunge da me e mi racconta di quando anche lui nella sua vita è rimasto deluso e non è riuscito, nonostante tutti i suoi sforzi, a portare a compimento ciò che si era messo in testa. Come io non sono mai riuscito a catturare quel marmi, lui non è mai riuscito a fare ciò che vuole. E tu? Sì, certo, io non lo so. Lui non lo sa davvero. Il fatto che quei due si siano... Vecchio il mare. Che quei due si stanno facendo di tutto per non farsi sentire. Sì. Ma prendiamo il vascello. Non esistono ancora le virgolette, credo, però. Prendiamo il vascello e ce ne andiamo. Siamo ancora mancanti di vela. Potremmo sicuramente trovare qualcuno che ci aiuterà in mezzo al mare. Che stancamente che fumano là in mezzo al mare. Prendo profezia, così poi parlo con gli dèi, è un'idea. Sì, non vorrei che cercassero di rubare l'armatura o addirittura il grande stallone che lei cavalca. È una preoccupazione lecita la tua. Potrebbero mangiarci per mesi con quel cavallo. E il povero mulo? Del tuo muro. Io mi metterei l'armatura in ogni caso, le do una mano. Tu non metteresti l'armatura, mi metteresti l'armatura. Sì. Ah, sì, okay. Metteresti l'armatura. Lei metterebbe l'armatura. Chi? Tu. Ah? Lei. Quando? Chi? Che cazzo stai dicendo? Sono confuso e preoccupato. Quei due si sono allontanati e quando la gente si allontana e non vuole farsi sentire, di solito non va mai bene. Si ricorda degli stregoni? Sì, mettiamo la nostra armatura. Intanto io gli dico, quindi... hai mai parlato con le persone, con le altre persone che vivono sulle altre isole? Alcune di loro, sì. E la costante è che tutti loro hanno questioni incompiute? No, alcuni di loro sono solo felici, alcuni di loro muoiono ogni giorno, alcuni di loro si ricordano di quando da piccoli la loro madre cucinava torte di miele e li appoggiava sul davanzale della finestra. Qualcuno ha mai sfidato quella tenebra? O ha provato ad attraversarla? Sì, non sono mai tornato. Forse perché sono morti o forse perché sono riusciti a passare oltre. Quindi mi stai dicendo che hai vissuto tutta la tua vita
su questa isoletta come un pavido. Non saprei dire se è stata tutta la mia vita, onestamente non ricordo. Da quanto sei qui? Chi può dirlo? I giorni qua non contano nulla. Io ho visto quella tenebra avvicinarsi l'altra notte. A volte succede. E qualcuno di noi scompare. Torniamo a riva. E mentre mi sta allacciando i gambali sono lì col canocchiere. Penso sì. Penso che siano distanti ancora. Io vedo il canocchiale dietro giro. E io sono meno distanti. Stiamo scendendo ora. Sulla riva. Quest'isola sembrava molto piccola. Pescato bene? Il vecchio intanto torna desolato e depresso verso casa. Penso di dovervi delle scuse. Ok. Pare. Meglio, va bene. Ok, non parlo come quei... Pare che qualcuno delle persone che sono qui a causa di... gesta. Ancio, cosa hai fatto? No, di gesta incompiute. Vedo in te una figura che va a braccetto con le gesta incompiute. Se è vero quello che ho ascoltato dal tuo... Scudiero, aiutante. Io ho compiuto moltissime gesta, il problema è che non riesco a trovarvi una degna. Bene, io stesso da tempo sono schiavo di un destino che mi tiene lontano da casa. E sarebbe? Un destino avverso, degli alterchi. Ho combattuto una guerra che non era la mia. Male, e? Era del tuo signore? Era... Tecnicamente sì. Sì. Quindi... Era una guerra a cui la mia... proverbiale astuzia non ha saputo sottrarmi. Non bisogna sottrarsi ad una guerra se è una guerra giusta. Era una guerra giusta? Non direi, non in senso stretto. Allora sì. Ora, guardo anche te. Lo vedete quello? E indico l'orizzonte. Mare. È un po' tanto. No, quello che sta oltre il mare, quell'oscurità incombente. Il cielo? Non è una tempesta? No, non è una tempesta. Vabbè. Ne ho viste molte in mare, quella non è una tempesta. E di cosa siete andato a parlare in privato? Volevo assicurarmi che lui, che questo pescatore... Vecchio pescatore. Teoricamente... Perché se fosse stato giovane cambiava. Questo vecchio pescatore non fosse in realtà semplicemente un'illusione a difesa di un sembiante molto più... Volevo verificare che lui non stesse giocando con la nostra mente fingendosi qualcuno che non era. Ma è un vecchio, come Don Quixote. Se... Se vogliamo. Spesso... Le persone sono diverse da quello che sembrano e volevo assicurarmi che lui non fosse una minaccia. Il punto è che le persone di solito sono sempre quello che sembrano, poi qualcuno le interpreta in maniera diversa. Questa è la tua visione da mente ristretta e c'è un motivo se sei ancora scudiero e non governatore. Non avrò studiato, signore, però, d'altra parte, quello è una struttura con delle pale che girano, è un mulino. Se ha le pale che girano, sì. Sancho. Se ha due L però. Esatto. Ascolta questa proposta. Questa proprio. La mia intenzione è andarmene da qui, suppongo che la vostra, non penso che questa sia la vostra destinazione. No, siamo già pronti alla partenza. Bene. Ci sono due possibilità. O... Ce n'è una sola. Cerchiamo di... Sì, ma le destinazioni possono essere molte. O puntiamo a qualche altra isoletta. E facciamo delle domande e cerchiamo di capire qual è la situazione. E lo facciamo assieme. Oppure andate in quella direzione, o dovunque voi vogliate andare, e vedete
se riuscite a passare con il vostro vascello, oltre a quella che, se sarete fortunati, si dimostrerà essere una tempesta. Dobbiamo assolutamente trovare un'isola per il qui presente Sancho, gliel'ho promessa, e deve essere un'isola dove ovviamente abbiamo la possibilità di ottenerla grazie a un'eroica impresa. La disponibilità di isole sta decrescendo velocemente, visto che l'altra notte... Il mercato immobiliare sta facendo boom? No, quel fronte... un'altra volta. Sarà la marea. Si è alzata, qualche isola è sparita. No, la marea è una maestra... è una madre severa e un poco riguardosa verso i suoi figli, ma non c'entra niente con la marea. Semplicemente quel fronte di oscurità, durante la notte, si è ristretto. Ottimo. Anzi, è avanzato. È avanzato. Ho giusto visto una vela che mi pare appropriata per il nostro vascello. Torno subito ed entro a grandi falcate nella casa del tizio. Ed ecco qui la nostra vela del lenzuolo. Il vecchio dentro sta pulendo le reti. Ti guarda un attimo. Io non... Grazie per la vela, è requisita per uno scorpo superiore. È la mia coperta, ne avrò bisogno per dormire la notte. Penso che... È una vela, è palese. Mi ti trovi davanti. Della coperta. E io continuo a dire, è una vela all'anima, non vedi che c'ha gli anelli che si attaccano all'albero? Io... E alle corde. Io dimmi quando arrivo in una vela. Lui. E cerco di convincerlo con l'illusione che sia davvero una vela, ma perché ne sono convinto io comunque. Vai, fai una prova di volontà. Tu dimmi tu quando arrivo di fianco. Adesso. Aiaio, sei. Sguaino la spada e gliela punto alla gola. A chi? A te. A me. Oibo. No, io spendo un filo. Spendo un filo e faccio tu non puoi passare. Tu non puoi passare un'abilità del guardiano. Che cosa si fa? Frappone. Devo fare una prova di rigore. Se riesco, ci sono io davanti e tu non ti avvicini. A posteriori dell'azione? Sì. Figo. No, aspetta. Occhio, però tu hai speso un filo? Sì. Succede automaticamente. Tu puoi utilizzare un potere contestualmente al fatto di averlo preso? Sì. Che figata! Bene, ora che lo so. Mi metto davanti. Lo guardo male con gli tiro tirando fuori, io non ho un bastone, ho tipo un osso probabilmente di capra, grosso di quelli, tipo, no, cos'era quello, un caino ammazzata pelle, era un osso di... Secondo te mi ricordo il tipo d'osso che ha ucciso. Un osso di animale che sembra molto cattivo. Sì. È una delle pecore che ha ucciso la Frisciotta e pensato fossero mori. Io ti metterei via quella spada. Fossi in voi. Io non sto vedendo la spada, tiro. Di cavalieri, prima che la vostra testa si spappolicchi. Voi non ruberete le poche proprietà di una persona che vi ha offerto ospitalità e cibo in cambio di nulla. Tu hai fatto, è venuta l'illusione? No, ma mi brucio un filo per fare in modo tale che l'illusione sia su tutti. L'illusione è venuta? No. Io traduco il manto. Mantese italiano. Riprovo a fare l'illusione usando il filo e visto che ho successo automatico provo a farla su di tutti. Ok. Esatto. Il traduttore per me indirizzo. Ah, ok, grazie. Ma però se vuoi farla su tutti, come fai a farla su tutti? Ti mancano questi. Devi sfidare il destino. Sì. Quindi tira sto dato da 6. E il successo è automatico. Ma quello quanto si prende il punto? 5-6, a meno che non ci siano delle altre condizioni. Io con servire e proteggere. No, è sulle prove di virtù. Ah, ok. Sì. Trois. E invece presenza imponente è sulle prove di intimidire degli altri. Sì, non l'hai fallito, ma non l'hai... Vi ricordo anche, però, che vi potete aiutare... E aiutando dai un punto fato. Ok, però no, mi interessa se l'illusione è venuta. Se non è venuta, no. La puoi fare su una persona. Su una persona, in questo caso sto insistendo che è una vela, stavo descrivendola, ha senso che abbia effetto su di lui e non sul vecchio. Mi cambio una mazza.
E chi ha detto che non gli verrà dato nulla, a parte il fatto che ad un cavaliere è tutto dovuto, ma detto questo... Vendita via quell'arma, non lo ripeterò un'altra volta. E siccome ho la coperta davanti, non sto vedendo che c'è una spada in mezzo. La sta minacciando con una spada. Ma non c'è una spada, qua c'è un lenzuolo puntuto. Qui, guardi, qui. Ah! No, lì. Perché è un osso? Mi ha parlato di codice etico. Lei l'ha presa, non ha chiesto, non è di sua proprietà. Ci portiamo Molly, anche al vecchio. Molly, ha funzionato su di me? Sì. Molly quella vela e io ripongo la spada. Oddio, un lenzuolo, pure questo è scemo. Lei lascia andare la vela e io riporrò la spada. Ah, ok. Cioè, stai proteggendo un ladro. Sto proteggendo il mio castello. Stavo verificando le misure della vela, dovrebbero andare bene. Quindi sto parlando con due ladri. Molto bene. E uno di questi potrebbe spaccare la testa se non mette via. Peraltro, se lì... Ci potrebbe provare. Se... Allora, no, non litigate tra di voi. Tra l'altro, Sancho, grazie per la difesa, ma... vabbè, effettivamente lui non è cavaliere, potresti combattere contro di lui. Comunque, se il problema è il pagamento, non vi è difficoltà, tenga... Cosa se ne fa questa persona dei soldi? Ma saranno affari del signore? Scusa, ma nessuno ancora. Il signore è attaccato in lacrime alla vela. Evidentemente non vuole che gli venga sottratta. È attaccato che sta cercando di tirarlo a sé. Ma la... ha una vela, non la usa? Non è una vela, è il suolo, sono le mie coperte. E anche se fosse una vela, la userei per coprirmi di notte. È tutto ciò che possiedo ormai. Guardo intorno. C'è qualcosa che potrebbe essere usato come una coperta? C'è una coperta. Come vela è più comodo il pezzo di panno, quello che stavo usando io per metterci l'armatura, o il lenzuolo? Nessuno dei due, perché non avete un albero esatto. Anche quello è vero. Oh. Signore, forse possiamo trovare l'altro per fare la vela. Dici? Sì. Ma vabbè, e io mollo mentre sta tirando il vecchio. Io rimetto a posto la spada. Io comunque guardo malissimo ancora lui tenendo fuori l'osso. Minaccioso. E quando cade la vela, perché tu la stavi tenendo, quindi occupava praticamente metà stanza, sì. La vela cade per terra e voi due di fianco a Ettore vedete un bambino vestito in maniera abbastanza normale, povera. Non è un posto per un bambino questo! Sporco in volto e con la faccia molto arrabbiata. Non mi sembra il posto per un bambino questo. Aspetta, chi è che lo vedeva? Io, Sancho. Io... Sì. Quando lui ha mollato, io l'ho detto, ho rimesso a posto la spada. Mi metto sempre in mezzo a lui finché non te ne vai. Sancho, guarda il bambino che ti dicevo che non potresti adottare. Non posso neanche cacarti proprio. Cioè, nel senso, non sono più attento alla situazione, sto guardando il bambino. Però mi allontano perché non... Però io mi guardo un tanto. È accanto ad Ettore. Sarà suo figlio? Qua c'è qualcosa che non va, io l'ho detto. Sembra signore. Molto arrabbiato. E senti che il cuore gli pulsa. Ettore, hai un figlio? È un bambino di 10 anni. Non dimostrate ulteriore stupidità. O è un prodigio o è un sortilegio. È lo stesso ragazzo con cui hai parlato. Beh, a me stupidità l'altra sera. Era più utilizzare piccolo. Utilizzare una gonna invece che delle brache, però. Grande, ma di 5 euro. E questo probabilmente era Don Quixote davvero, non io. Però... E di nuovo, ignorandolo, gli dico: qual è il motivo della tua ira? E ma chi se ne frega? Cosa? Ora che ci penso, c'era un Ettore in una storia che cominciava con l'ira del Pelide Achille, qualcosa del genere, mi pare. Era un tuo amico? Allora. Ah, il piede di Achille, l'ho sentito, me l'ha raccontata. Ma quello è dal tallone, non il piede. Fa parte del piede. E? Beh, sì, tecnicamente. Brucio un filo e attivo sete di verità. Ok. Che cazzo. Che mi permette... E muore perché ha finito i fili del destino, la sua avventura è completa. Che mi permette di vedere attraverso la maggior parte delle illusioni. Quando effetto una prova di volontà per capire se una cosa è meno o illusione, se la prova riesci, non solo vedi come stanno davvero le cose, ma vedi anche una debole scia di magia e percepisci cioè da dove viene fondamentalmente l'incantesimo. Di nuovo non ho alzato volontà, porca. Ah no, aspetta, ho bruciato un filo del destino. Sì. A posto. Allora, brucio un filo del destino... E prendo sete di verità, no, quindi mi guardo attorno e vedo che cosa è vero e che cosa non lo è. Allora, la vela non è una vela, è un lenzuolo con dei buchi. Quindi lui è uno stronzo, ora lo so.
però io ho avuto pessime esperienze. Quando guardi il bambino, vedi allo stesso tempo diverse persone che si sovrappongono. Di fianco a te, quella che vedi più forte e vivida è quella di un bambino di 10 anni arrabbiato. Ma allo stesso tempo quel bambino è un ragazzino di 14 anni, è un uomo di 30 e qualcosa anni, è un vecchio di 57-58 anni, è un vecchio ancora più vecchio che sarà vecchio come il vecchio che vi ha ospitato. Tutti contemporaneamente. Chi sei tu? Cosa si nasconde dietro quest'aria innocente? È un matto, se la prende con i bambini. Il bambino ti guarda, ti fa, i cattivi dovrebbero essere puniti, come io ho picchiato quei bulli a scuola. E nello stesso tempo vedi che tutte le persone stanno parlando all'unisono, però sento una sola voce. Ah, che brutta scena. Noi invece sentiamo la voce. Tu vedi, sono il bambino e... Gli ha detto questa cosa? Sì. Gli sono curato che al povero marinaio non accadesse nulla. Ma mi volto verso di lui con uno sguardo molto sospettoso. Una parte di me capisce quello che intendi. Qualcuno può spiegare anche a noi? Perché io non sto capendo assolutamente una mazza. In quel momento non sto capendo assolutamente una pulgata. In quel momento voi due vedete che il bambino si sta trasformando in un ragazzino, adesso non è più nemmeno il 14enne che hai visto la sera prima, avrà 20 anni più o meno. Si sta trasformando in che senso? Descrivimi la trasformazione. Che non, è come quando fai il morfico con le mani. Come cresce? Sì, ma non è che è come i lupi mannari che senti le ossa che si crescono, ma semplicemente... Una transizione da un'immagine all'altra. Sancho, stregone mio! Io guardo lui se mi dà segnale. Alla pugna! Però non passa dalla bambina. Ah, oh, porca. Allora, aspetta. E che cazzo? Vai, dai, una passata dalla bambina. Che? No, cioè, passata non in testa, per spaccagliarla, ma tipo... Perché deve finire sempre in più? Perché deve finire sempre in più? Quanto è diventato più alto? Cazzo. Più alto di te. E prima era l'altro, così. Allora prova a dare una botta più o meno adesso a questa altezza. Cioè, volevi prenderlo nei denti, lo prendi nei coglioni. Cioè, no, lo voglio prendere tipo su una spalla, in modo che se è veramente un effetto ottico, qualcosa ci passo sopra. Se no, prendo qualsiasi cosa. È la versione più vicina al distruttore, dai, guardiamo che abbiamo visto. Protettore dei deboli, picchio il bambino con un osso. Non ho preso apposta l'abilità protettore dei deboli. Strano. E poi non è un bambino. Eh? Io non ho mai creduto in tutte le cazzate che lui mi ha raccontato e ho appena visto uno trasformarsi. Se permetti. Per me lo cambia in cazzo, è la normale protettore dei deboli. Lasciamo che il marinaio venga rapinato dal cavaliere, così prendo il castello. Perché protettore, io sono il debole di mente. Io sono il protettore dei deboli, io sono il più debole. Certo. E il castello. 6. 9. Non per ammazzare, oh, ma per meno male, per non di più. E ci passi completamente attraverso. E che cazzo. Mi stropiccio gli occhi. Lui intanto, il ragazzo di 20 anni, guarda Ettore. Tregoneria? Gli si avvicina, gli mette una mano intorno alle spalle. A Ettore. E inizia a ridacchiare e gli dice: capisci perché mi piacciono? Sono divertenti, sono stupidi. E poi Don Chisciotte, che ogni volta che si mette a fare qualche cosa sta sbagliando, ti tira sempre sulla giornata. Quando sono giù di morale, leggo un pezzo di Don Chisciotte e sono più contento con me stesso. Io non sono un fallito come lui. Cazzo, ho capito. Alla carica! Ho capito! Cioè, il Claudio ha capito! Il giocatore, no, il personaggio no, ma Claudio sì! Che bomba! Minchia, che figata! E carico il bambino a fianco di Ettore. Carica! Vai di vigore! Perché stai proprio andando di vigore, sì. Pesante. Non sto capendo niente, signore. Non fare metagame qua è difficilissimo. Aspetta, è con combattente. Fate voi perché devo pensarci. Cosa farebbe? 8. Lo carichi e carichi talmente pesantemente e con l'armatura già addosso, perché lui ti ha aiutato a metterla prima. Cioè, infatti sto caricando, mi sono reso conto che non ho neanche la spada, niente, proprio. Che passi attraverso
e cadi sul tavolo spaccandolo in due dal peso della tua armatura. Io mi giro e corro fuori a cercare la sua spada. Sancho! Stringendo anche un po'. Allarme! Che mi è venuto male, ma volevo essere alle armi. E tu vedi che corro fuori dalla... E allarme, da corro fuori dalla casa. Ok. Non fuggire, pavido! No, oh, tanto non può andare da nessuna parte. Finché non decido che può andare da qualche parte. Io... durante questo momento di caos chiudo un attimo gli occhi, stringo il cavallino, cioè anzi l'involto con dentro il giocattolo di Telemaco in mano e penso dentro di me: Dei, non vi ho mai chiesto niente. Ma l'otre dei venti l'ha rotto il appunto, mio. Gli hai chiesto delle cose e l'hai rotto. No, l'ha rotto, no, l'ha rotto il mio equipaggio. Non va bene. Gli è stato regalato. Infatti, mi è stato regalato, l'ha rotto il mio equipaggio. Sono andato a chiedere scusa a Eolo. Ecco. Una cosa tendenzialmente l'hai chiesta per 20 anni. Non rompetemi i coglioni. Esatto. Ma non ti hanno regalato lì, però, quindi non vale. Hai sempre fallito il tiro di Virtuber. Sì, esatto, uno a cazzo. Cazzo, però 20 anni, e intanto sciagura tutte le volte succedevano cose brutte. Allora, dico, ma rispondete per quest'unica volta alle mie domande, e appena tornerò a Itaca, la mia sarà una vita di sacrifici per voi. Cazzo, però. E nel mentre lui si fa il discorso, mi farò intessere da mia moglie un bel razzo. Tanto ormai sarà la mano. Non ha idea, guarda, ne sa un sacco. Agamennone mi ha detto che lo sta tessendo per prendere occupati i proci. La spada! E io la lancio tipo. Lanciami i componenti. Ok. Sancho, lanciami i componenti. Io. Magari ci giochiamo tra un po' di strada. Esatto. Allora, io devo fare un tiro di prudenza per profezia, non è vero? Devi fare un tiro di prudenza. Sì, mi sa di sì. Sì, sì, sì. Allora. Se no, osi un film. Che ore sono? Sono l'ora dei fili. Sono le 6:30. Uso un filo. Sì, ma non puoi morire nella storia, lui se non è morto qui. Ha scritto tanto. Non si sa come è morto Ulisse, ci sono mille versioni. Esatto. Allora, dai, uso un filo, tanto me ne manca ancora uno. A voglia. Uso un filo. Sei. Ne ho. Siete partiti da 3. Io ne avevo già 3 usati, ne ho usati altri 3. Situazione in più. Specializzazione in più, che a questo punto sarà tipo intuire, intuizione, cioè nel senso assess honesty, com'è che si chiama? Assess honesty. Ah! Assessore! Ho 99 prosci a casa, faccio l'amministratore di condominio, sì! Non hai un'idea, intuizione lo chiamo. Io invece mi prendo pragmatismo estremo. Okay. Che è anche di fronte a un tizio che diventa un drago e sputa fuoco, per me c'è per forza una spiegazione logica alla cosa. Sei Skelly? Sì. Sì. Okay. Allora, guarda, Skelly è un alieno? Sì, posso fargli 4 domande. Okay. Allora, se non mi sbaglio, perché con... Prudenza più 2. 6 domande. Ci vediamo domani, 1. Ma intanto che lui fa tutto questo è una cosa istantanea. È una sì, è una cosa interiore. Sono come i dialoghi di Ollie e Benji. Okay. È un passaggio, ma intanto si parlano per 20 minuti. Ricorda l'infanzia. Esatto, la stessa cosa. Allora, come sono finito qui? Sei stato scelto da chi controlla questo posto per essere qui e aiutarlo. Come me ne vado da qui? Te ne andrai quando chi ha deciso di portarti qua non ti riterrà più utile o morirà. Cosa vuole questa persona? Il tuo coraggio. Sa contenta di... Aspetta, lui ha detto un sacco di cose che io non conoscevo. Cosa significa coraggio per lui? Perché sai, di cultura in cultura io so che coraggio è diverso. Questo qua ha detto i bulli della scuola, che cazzo sta dicendo? Ok, affrontare chi compie dei soprusi su di lui. Il cavaliere è un malvagio
o è soltanto un deficiente? Perché ancora non l'ho capito. La seconda che è. Il quello mi ha risposto, chi se ne frega di Zeus, ok? E la risposta è detto, è solo quella da sbagliare. Ultima domanda. Sì. Sancho è uno stronzo o è solo una persona piccola? Trambe. È interessato a se stesso. Che è una gran rispostona, eh? Allora, Ulisse vuole tornare a casa. Tu sei un deficiente, non sei cattivo. Qualcuno vuole spiegare cosa diavolo sta succedendo? È un... Intanto tu vedi la spada che ti arriva dalla finestra, perché questo è successo. Urlando alla finestra, cioè, qualcuno... sta succedendo? Stranameria! Combatti! Prendi il fuoco! No, non hai mai combattuto con la spada. Avevi una lancia, ti trovi una lancia in mano. Allora, io... Che è una spada! Che anche di deve essere rapidissimo a scambiare. Deceptive. Ridate la spada al mio signore. È vero, però lei non è una spada. Dove ho preso la spada? Io non ce l'ho più, sai che bello. Hai disarmato benissimo. Ho in mano l'osso io. Praticamente in casa l'unico modo di usare la lancia è fare la pala eolica. Io ho imparato dai mulini. Ho l'abilità custode della reliquia. Sì. Io se qualcuno ruba qualcosa in mia presenza, so esatto, lo vedo. Gli ha rubato la spada e l'ha scambiata velocemente con una lancia. No, la spada non è mai esistita, ha sempre avuto una lancia. Però adesso io gli avevo lanciato una spada. No, gli ha lanciato una lancia. Ok. Allora, cioè, ti ricordi di aver preso una cioè hai questa idea che era una spada, però no, era una lancia ed è passata dalla finestra. È molto difficile usare qua dentro una lancia, non sai perché gliel'hai passata, è scomodo. Va bene, ce noi signori direi che ce ne andiamo, lasciamo i pazzi a fare quello che stanno facendo, noi prendiamo il vascello e ce ne andiamo. Quando uno stregone lo spara dinanzi, devi sconfiggerlo! Potrebbe anche giù la testa, Ettore! Giù la testa! Potrebbe anche essere un bambino che ha mangiato poco, è un po' inconsistente. Credo. Io cerco di disarmare lui. Don Quixote. Che sarà un gran difficile con un difensore di fianco, però ci provo. Con la spada cerco di scalzare sta lancia roteante, che voglio capire come la sta peraltro girando, perché è una lancia da cavaliere. Don Quixote però era bravino, no? Sì, ok, ma la usi in carica attaccata al cavallo, l'arancia se la rotei non è che un sei in una catapecchia, ma l'ingombro mi dice che posso portarla. Esatto, sì, più o meno quella era la risposta. Peraltro io lo faccio verosimilmente con allora potrei perculare e dire faccio in modo che non faccia male a nessuno, lo faccio con prudenza, ma in realtà sta roba la sto facendo con vigore, cioè non... Bravo, vai, e quindi con assolutamente niente in termini di specializzazioni io provo a disarmarlo. 2 cazzo, cioè nel senso sei. No, nel senso sei in tutto no. Se uso il mio non è contrapposta. Questo no, cosino qua? Quel cosino lì, il punto fatto non può negare o cambiare il tiro di dado. Ok. E puoi aggiungere, puoi sfidare il fato e va bene. Ci provo. Con i punti però, fato, riesci comunque. Con i punti fato, puoi cambiare la scena aggiungendo dei dettagli che ti mettano in una posizione di vantaggio. Puoi migliorare una cosa che hai fatto. Non puoi negare cose che hanno fatto gli altri. Ok, allora sfido il fato. Intanto ti dico che spendo questo per essere riuscito a frappormi fra il pescatore e Don Chisciotte con l'intenzione di proteggerlo col mio corpo, di fargli da scudo. Tu non puoi corpo. Passare. Sì, ma io non mi sono. Ma ti blocco il movimento. Ma io non mi sono frapposto. No. Se ti stai avvicinando io il pescatore. Ma per farlo. Si è avvicinato al pescatore per poter. Non a me. Il pescatore davanti a lui. Ma non si sta avvicinando. Si sta frapponendo tra lui e il pescatore, mica è di fianco a lui. No. Allora, sì. Però okay. Non sta andando. Cioè, il senso del potere è se io mi avvicino a chi vuoi. Effettivamente sta andando verso di lui, però non con quello che. Esatto, cioè io però sto difendendo. Sta andando verso di lui. Sì, okay. Sì, certo, in termini spaziali. Sì. Allora, questo l'ho speso e me lo succo. Sfido il fato. 5. Ne hai altro.
Vediamo. Che cazzo l'hai lanciato in là? Ti spendo per la sciagura che avevi preso prima. Ti ringrazio. Perché mentre fai questa cosa, no, vedi che la luce fuori diminuisce ancora di più. E il ragazzetto che c'era di fianco a voi guarda preoccupato fuori e in quel momento diventa di nuovo quel vecchio di 70 e passa anni che avevi visto prima quando guardavi attraverso il bambino. Okay. Io gli do una botta in testa per farlo svenire. Il bambino? Da me. Perché? No, simbolo direi che con sopravvivenza è contadino. No. Noto che contadini colpiscono alla testa. Io sono andato proprio bella parte. 6. Peccato. Però ci penso un attimo, intanto dovevo fare qualcosa. Tocca a te teoricamente, cioè, senza, vabbè, facendo, io sto continuando a cercare di colpire questo fantasmino. Diavolo di un... sei un fantasma, uno stregone? Fermati. In che presenza sei? Sono stanco. Dillo a me, gira tu una lancia in una stanza. Mi dispiace che voi siate gli ultimi rimasti. Avrei preferito portare qualcun altro con me. Dove? Noi non andiamo da nessuna parte. No, beh, vorremmo andare da qualche parte, Sancho. Posso fare una domanda? Cioè, voi come giocatori avete capito questo? Io sto cercando di non ignorarlo completamente perché è già fare il matto, se mi aggiungo un pezzo non andiamo da nessuna parte. No, perché noi non facciamo il metagaming. No, io sto cercando di non farlo. È difficilissimo, è difficilissimo. Porca troia. Avrei voluto portare mia moglie o mio figlio. È matto questo? Ma che cazzo è? Troppo, ti matti. Sono ancora qua con voi. È un fantasma. Oddio, Sancho, siamo morti. Non esistono i fantasmi. Siamo morti, siamo andati in purgatorio perché non abbiamo ancora. No, non siamo morti. Sancho, che fai? Io provavo che non siamo morti. Trasparente. Io ho fatto quello che volevi. Ho protetto questo poveraccio. Ho un posto, ho una casa a cui tornare. Liberami da questo maleficio. Non c'è più un poveraccio. Io ho un castello. Devo tornare in un castello. Sei libero di andartene anche tu. Tanto ormai. E in quel momento vedete scomparire nel nulla. Intorno a voi c'è solo il nero che vedevate prima all'orizzonte. Un barlume di luce ancora sopra di voi, ma... Sono cadute tutte le stelle? Sì. Non c'è ancora il vecchio? No. Non c'è più nessuno, c'è solo il vecchio. Il vecchio pescatore, sì. No, il vecchio che sì. Stava parlando c'è ancora. Io me l'ho sorpreso prima. Tiro sul fazzoletto di Dulcinea. Sì, di Dulcinea. Beh, è di Dulcinea, non è di Dulcinea. Ah, certo. Ci sono 7 malattie virali dentro quel fazzoletto. Dai che mi sto risparmiando una serie di interpretazioni mie e vabbè. E mi gioco lunatico. Raccontiamo che cosa fa lunatico. Perché è tutto buio. Lunatico teoricamente è una cosa che funziona quando c'è la luna piena. Sto usando questo ricordo bianco in mezzo a nulla nero per autoconvincerti che c'è la luna piena. Esatto. Bellissimo. Perfetto. Vai, tira che poi in caso ti aiuto. Non mi ricordo se va con Tiro, no? Semplicemente te lo chiedo. Allora, quando la luna è alta in cielo e nessuno dei tuoi compagni è riuscito a raccogliere indizi su dove si trovi qualcosa che state cercando, lo sai. Beh, allora fare un tiro per convincersi che quel fazzoletto è la luna. O può usare un tiro. No, la a voi. Per convincermi? Sì. A me, se sì, non... Come se piovesse. Beh, l'hai preso ora. L'avevo preso prima. Ok. E voglio... tutto straunato pensando a Dulcinea, guardare il vecchio ragazzino di traverso e cercare di capire quello che non sto proprio capendo, che cazzo vuoi da me e quindi dove devo andare per uscire da qui, cioè dove devo andare inteso in senso un po' più ampio, non di l'uomo. Il vecchio ti guarda e ti dice: posso rispondere io a questa domanda che non hai fatto? Quale domanda? Perché non sto capendo niente. Sancho, ci sono delle risposte che devo ottenere. Voi siete l'ultima cosa che ricordo di quello che ero un tempo. Mi avete divertito fino ad oggi. E io sto morendo. Bellissimo. Se vuoi andartene, sei libero di andartene. E io morirò solo e triste.
la domanda sulla prima, è uno stronzo. Sì. Chi non avesse guardato la cosa ha annuito dicendo beh perché no, andiamo. Ci sono un sacco di vecchi pazzi e soli, signore, non è che possiamo strappatare a tutti. Disse Sancho. Chi diavolo sei? Anche il mio nome non ha più nessun senso, non lo ricordo. Ma dai, che figo. Tipo Agamennone? Non saprei. Voi siete l'ultima cosa che ricordo. Ma non ci siamo mai conosciuti. E anche voi ve ne state andando. Questa volta l'ho fatto io. Scusate. Vedete quella luce? Rimane solo una specie di puntino luminoso in più. È rimasta una stella. Ma è una, sì, pare. Strano. Quando anche quella si sarà spenta, qua non rimarrà più nulla. Beh, allora possiamo andarcene. Ripeto, potete andare, io morirò triste solo. O potreste farmi compagnia negli ultimi istanti e fare contento almeno un vecchio. Un Beh. Cavaliere dovrebbe sacrificarsi. Sancho, se è questione di attimi, non ci corre mica dietro nessuno. Beh, almeno per una volta non dovremmo stare a tirare papaline e gambali a persa mendicanti. Quindi sì, si può fare, ci possiamo sedere qui e Vuoi del cibo? Vuoi l'ultimo dei pesci? Vorrei anche che mi raccontaste una delle vostre storie. Sì, certo, sì. Poi Sancho ovviamente mi servi come rumorista come al solito, ma c'hai della versione buona tua del rumorista, no? Quella notturna. Quella volta del mulino. Ricordo, beh, una volta. Beh, potrebbe raccontargli quelli dei banditi nella macina. Quella era andata bene. Sì, vero. In fin dei conti noi siamo usciti... Erano veramente banditi, noi ne siamo usciti con dei sacchi di farina, abbiamo mangiato pane per settimane. Sì, voi eravate convinto fossero d'oro. Il vecchio inizia a ridere, buio, fine. Beh, ciucciuc. E quello che avete ascoltato era Fireball. No, io allora non ho capito. Ma davvero? No. Dai, allora, Claudio, vai, spiega che cosa ho inventato. Questa era la mente. I personaggi della narrativa. Sì, ma nella mente, nel sentimento di un uomo morente. C'era questa persona da sola, magari in una cella d'ospedale, che piano piano si stava spegnendo, ok? E lì dentro c'erano i libri che aveva letto. C'era l'Odissea, c'era Il Vecchio e il Mare, c'era... Ok, ma non mi... Cioè, sì, ma pensavo ci fosse qualcosa di più sovrannaturale sulla cosa. No, era semplicemente un viaggio nell'interiorità di una persona. Okay. È bellissimo. Sì. Un viaggio nell'interiore di una persona. No, ma e poi c'è anche questa nell'interiore di sovrannaturale nella cosa. No, io ho visto, cioè ci ho visto personalmente, ci ho visto anche una specie di quella vecchia idea dell'emancipazione del come si dice della parola parricida, cioè ovvero del fatto che nel momento in cui leggi qualcosa o scrivi qualcosa, quella cosa piano piano nel tempo smette di appartenerti perché prende un'identità sua. Quindi allora invece la lezione che ho capito era che in punto di morte se pensi a Don Chisciotte e Sancho Panza ti fai due risate. Nel senso che dici poco, cazzo, dici poco. Anche quello aiuta. Sì, no, ci sta. E questo era Clotos. Quello che avete ascoltato era Fumble, abbiamo usato Clotos. Se vi interessa Clotos potete andare su fumblegdr.it e trovare una versione demo che qua abbiamo da far vedere a chi la vuole vedere. Sono 30 pagine e potete fare una sessione da una one shot praticamente. Per invece informazioni su fantasia in generale e anche argomenti su tutto quello che circonda e... tutto quanto potete anche andare sulla pagina di coloro che ci hanno ospitato. Filtri Festival.xyz è il sito. Fanno molte cose molto interessanti. Ci sono articoli, ci sono cose registrate, podcast, cioè veramente un sacco di cose interessanti. Domani c'è un'altra giornata di festival, stasera c'è ancora. Diretta, siete in zona o passate di qua. Esatto, avete modo di passare di qua domani se oggi non siete qua. Stasera c'è un concerto, mi pare. E che altro dire, noi ci sentiamo con un'altra puntata di Fumble un po' più cacciarona come facciamo di solito, una serie di questa. Apprezzate il mio aver contenuto una serie sì, molto ampia. Sei stato un signore, veramente. È stato difficile per come al solito quando si vede da solo.
No, dai, no, ma provo a vedere se capisco se c'è una cosa lì. 7, uso vigore. Questa volta non è successo. La parte più bella è un prova a vedere se riesco. Te no, fallito. No, fallito, niente, non faccio. Non lo so, non importa. Uno. Siete ingiusti, questa volta non l'ho fatto. Allora. Viene un giovedì, po'. Giovedì sera torniamo in diretta su Fabio GDR e su Facebook e su Spreaker con Warhammer Fantasy con la sesta puntata. Questo era stagico, scusi, mi faccio tutti i tiri che voglio, esatto. Siete 24, cattivi, non li devi fare, sei il master, esatto. Il 24 ottobre inizia SideQuest, che è lo spin-off di Fumble, e sarà il podcast di Claudio. Ci saranno un sacco di tiri fatti da solo. Sì, non ti, ci sono giocatori, ci sono solo io. Se avete visto l'intro di SideQuest, l'hai vista? Hai visto che ci sono tre figure incappucciate di fianco? Sono delle sedie? Sì, sono delle sedie con dei cappucci. Un mantello, non sono sedie, sono i nostri cartonati. Sì, sono i vostri cartonati. E lui si da solo, fa: ok, fai una prova di sapienza magica. Sì, sei riuscito, bravo. Quindi sai che quello che ha lanciato una palla di fuoco. E vado avanti così. Sì, sarà molto bello. Ascoltate. Io ho fatto così quando avevo 13 anni. Con un mio manuale di D&D, non c'avevo nessuno con cui giocare. Mi sono messo a giocare da solo. Che bomba. Ho fatto un'avventura da solo. Era un libro game. No, era praticamente. Sì, praticamente era un libro game. Perché la leggevo mentre. Poi non sapevo la fine, perché la leggevo mentre andavo avanti. Era un libro game, io che ho detto. Se volete sostenerci, potete andare su fumblegdr.it/shop oppure su guet.it/associati e diventare soci, e potete andare su iTunes e lasciare recensioni e votazioni a 5 punti fato, 5 romanzi di avventura del 1600. Delle due luna, 5 castelli e governatori promessi e mai, esatto, e non li otterrai mai. Grazie, ciao, grazie a tutti e buona grazie serata a chi ci ha ascoltato in diretta. Fumble. No, stasera pochi.